oggi è la quinta volta che vengo a Mussolini. Ero già venuto altre quattro volte, tutte e quattro la mia venuta era finalizzata a un obiettivo ben preciso, visitare il castello di Mussolini, che per un architetto o per un volontario dei beni culturali è una necessità inderogabile. E ognuna delle quattro volte non ho mai avuto la possibilità, o per un motivo o per l'altro, il destino si è accaduto e mi ha impedito di visitare il castello. Quindi, anche perché c'era un fatto di questo fantasma, questo biscardo del castello, pare che ci sia una parentela tra me e il fantasma, e quindi avrei voluto conoscerlo personalmente, e forse è lui che mi impedisce di entrare dentro il castello. Ve ne prometto comunque di colmare questa lacuna al più presto. Questo per dirvi che in qualche maniera mi sento affezionato a Mussolini, non tanto per rapporti di parentela con i fantasmi, quanto perché Mussolini è una delle primissime sedi costituistici di antica. Si è costituita proprio nel primo anno di vita dell'associazione, si è costituita la sede di Mussolini, allora il presidente della sede locale era l'ingegnere Giuseppe Camarella, il quale attualmente è il vicepresidente regionale dell'associazione, quindi questo vi può far capire quanto sia stata apprezzata l'attività che lui ha svolto, però l'attività svolta dall'ingegnere Caramella non si è limitata nei confini amministrativi comunali di Mussolini. L'ingegnere Caramella ha dato prova di grande capacità, uso un termine che non mi è mai piaciuto, manageriale. Manageriale nel senso che applicata nel nostro campo di volontari senza soldi e senza ambizioni produttive, potrebbe sembrare sparato, ha mostrato una grande capacità manageriale e ha consentito un'espansione della nostra associazione nella parte non solo della provincia di Caltanissetta, della provincia di Vicenza, della provincia di Palermo. Lui è stato il padrino di tante sedi che adesso ci hanno dato il primato fra tutte le associazioni che si occupano di beni culturali. Sicilia Antica innegabilmente è l'associazione più presente nel territorio, è l'associazione che più presente nei comuni, è l'associazione che ha il maggior numero di soci, ma cosa che per me è ancora più importante, è l'associazione che opera più nel campo del bene culturale fra le associazioni di volontariato. Se qualcuno ha voglia di andare a consultare il sito di Sicilia Antica, scoprirà che ogni giorno almeno ci sono in contemporanea due attività in due posti opposti della Sicilia, cosa che crea grandi difficoltà al presidente regionale che ancora non si è attrezzato per essere contemporaneamente presente, come dovrei oggi per esempio trovarmi ai poli estremi della Sicilia, però è un motivo di grande soddisfazione perché sicuramente l'associazione ha dato prova di essere qualitativamente, oltre che quantitativamente, una presenza importante. E di questo si è accorto anche finalmente l'assessorato regionale beni culturali. Non più tardi di martedì scorso il presidente di Sicilia Antica è stato convocato a Palermo in assessorato per la prima volta assieme ai rappresentanti delle associazioni nazionali. Voi sapete che il Consiglio regionale dei beni culturali prevede che fanno parte del Consiglio regionale delle associazioni a carattere nazionale. È una condizione interna perché la regione siciliana è dotata di statuto autonomo e poi riconosce come associazioni importanti solo quelle che hanno sede a Roma. Per la prima volta, martedì scorso, Bondosuo, l'assessore, ha riconosciuto implicitamente il fatto che non aver sede a Roma non è una diminuzione, non è qualcosa in meno. Si può operare validamente per i beni culturali anche se si ha sede in Sicilia, anche se sia un'associazione a carattere regionale. Noi con orgoglio diciamo che è un'associazione a carattere regionale. Esistono tante associazioni a carattere nazionale che in Sicilia hanno un decimo della nostra presenza, della nostra rappresentatività e della nostra operatività. Solo perché hanno sede a Roma vengono riconosciute e questo a noi, ci ha sempre lasciato la mano in bocca. Pare che qualche cosa in questo senso si stia muovendo e devo dire che il merito della nostra attività è il merito di dirigenti come l'ingegnere Giuseppe Caramella che hanno dato un contributo determinante al sviluppo e alla credibilità dell'associazione. Ieri mi trovavo a Catania al convento dei Benedettini in occasione della presentazione del catalogo della mostra Sicilia.
di arcaico, una mostra che è stata fatta nel 2006, è stata portata anche a Catania proprio nei locali del monastero, dello splendido monastero di Benedettine. Nel 2006 la dottoressa Rodolfo Capini volle coinvolgere Sicilia Antica, che in quell'occasione mise a disposizione i propri volontari per le visite alla mostra. E anche quello per me è stato un grande soddisfazione. Ieri si presentava proprio il catalogo della mostra e ho avuto modo quindi di fare una riflessione, riconfermare quella che è una convinzione che ho da tanti anni. E i comuni, le sedi della provincia di Caltanissetta sono formate, perché la sovrintendenza di Caltanissetta è diretta dalla dottoressa Rosalba Pannini, che da anni è un'inversione matematica, quindi che da anni dà prova di un'apertura, di una grande capacità organizzativa, ma anche di una grande apertura nei confronti dell'associazionismo culturale. E non è solo il caso della mostra Sicilia Arcaica, che ci ha visto collaborare, è presente qui Simone Modero, insomma, è inutile elencare i convegni di altissimo livello che si svolgono ogni anno, anche a maggio è già in fase di avanzata organizzazione il convegno annuale che si tiene con una, con un termine improprio, patrocinio, ma potevo usare un termine ancora più improprio, con la protezione della sovrintendenza del culturale di Caltanissetta. E quindi voi siete fortunati, avete questa opportunità e vedo come oggi che avete anche l'intelligenza di sapere approfittare della fortuna di avere una persona capace, competente e appassionata. Non capita spesso, volevo dire. E a Caltanissetta questo si è verificato e fate bene a approfittarne. Penso che non me ne voglio dottoressa Tornini se questo le porterà in futuro ancora altri motivi di impegno e di mi avvio alla conclusione perché il programma è fittissimo e non vorrei pensare con un leggero ritardo, bisogna recuperare. Volevo accennare, visto che siamo alla fine dell'anno, non posso fare, certo non è questa la sede dei consuntivi dell'attività svolta da Sicilia Antica quest'anno, consuntivo più che consuntivo che va fatto in altre sedi. Voglio, se mi consente la dottoressa, solo citare un esempio recente. Abbiamo svolto quest'anno, abbiamo collaborato quest'anno a diverse attività di scavo archeologico con varie sovrintendenze. Il più recente si è concluso a ottobre a Centuri in collaborazione con la sovrintendenza, cioè Sicilia Antica, l'azienda Sicilia Antica, ha collaborato con la sovrintendenza Vienna per uno scavo archeologico a Centuri. E recentemente, il 30 ottobre, abbiamo consegnato gli attestati ai volontari che hanno partecipato. Io in quella circostanza mi sono fatto dire che il 30 ottobre per Centuri, per i volontari, era una data storica. Per la prima volta si è realizzato uno scavo archeologico sul terreno privato. Il privato aveva ricevuto, voi conoscete Centuri per i problemi dentro di Centuri, il privato era stato affittato da dei clandestini, dei tomberoni che volevano affittare il suo terreno, nel senso che gli avrebbero riconosciuto, come lo Stato, come il codice del beni culturali, la metà di ciò che sarebbe stato rinvenuto sul suo terreno. Era una proposta allettante perché anche lo Stato avrebbe il 50%, eccetera, eccetera, però magari passo male. Loro invece avrebbero riconosciuto in tempo reale la percentuale proprietaria. Il proprietario cosa ha fatto? E non solo non ha accettato la proposta, è andato a Centuri per avere una sede, dal presidente della nostra sede gli ha detto: guardate, io ho capito così che il mio terreno è di importanza archeologica, non lo sapevo, vi propongo, vi metto a disposizione gratuitamente il mio terreno, voi siete in condizione di fare degli scavi, certo se la sovrintendenza lo dice possiamo benissimo farlo. E non si è fermato lì. Una volta che noi con i contatti avuti con la sovrintendenza abbiamo ottenuto l'autorizzazione, il privato ha messo mano al portafoglio e ha detto tutte le spese mie, perché i volontari ovviamente non sono pagati, però lo scavo non si fa soltanto con i fichi secchi, ci vuole anche necessariamente un po' di contatti per le spese mie. Il privato proprietario ha messo mano al portafoglio e si è inventato questa nuova figura del mecenate, per cui ha liberato tutte quelle possibili ulteriori difficoltà organizzative. E questo secondo me non si è mai verificato in Sicilia, forse neanche nel resto d'Italia. È un esempio che noi vogliamo esportare.
capitale in tutti quei comuni dove siamo presenti, perché di fronte ai bilanci della regione e dell'assessorato beni culturali in particolare, un bilancio, mi permetto di fare una nota polemica, decurtato notevolmente da 25 milioni di euro che sono stati stanziati per finanziare agrodolce, che una finisce televisiva, quando la sovrintendenza di Enna, che non avrebbe avuto le risorse per scavare questo terreno, in un anno, perché 25 milioni sono stati spesi per un anno di riprese televisive di agrodolce, e la sovrintendenza di Enna in un anno ha 200.000 euro per tutti i comuni, tutte le aree archeologiche della provincia di Enna. Non so se a Caltanissetta ci sono le stesse proporzioni, però questa nota consentitemi di farlo. E allora, visto che per il bilancio regionale di Fincher contano più degli scavi archeologici, noi ci siamo inventati questo nuovo format, no? Il privato finanzia, il volontariato lavora e la sovrintendenza, come suo diritto e dovere, dirige lo scavo e quindi cura la parte scientifica. È stato un risultato importante, vincente per tanti aspetti. Abbiamo trovato un monumento, c'è due importantissimo, lo sapete, dal punto di vista archeologico. Nel corso della nostra campagna di scavo abbiamo trovato un monumento più antico di Centurio. Non era mai stato individuato un monumento di tale importanza. E questo per me è molto importante. Questa sala è bellissima. Io ho lanciato lì questo appello. Perché non esportare anche a Mussumeli questo tipo di iniziativa? Può esserci un mecenato oppure ci può essere una sottoscrizione per consentire di approntare le somme, i volontari che ci sono al posto zero, quindi non dovrebbe essere difficile poter incrementare l'attività di scavo. So che anche qui a Mussumeli hanno visto i nostri soci impegnati in diverse circostanze, per far sì che questa sede bellissima, prestigiosa, sentivo parlare di un antiquario che a breve dovrebbe essere inaugurato. Signor Sindaco, non sono d'accordo. Questa sede prestigiosa e i Mussumeli meritano un museo. È necessario, indispensabile che qui venga allocato il museo archeologico di Mussumeli. L'antiquario, a mio modo di vedere, è riduttivo per l'importanza che ha Mussumeli nella storia della Sicilia, proprio nella storia dell'archeologia siciliana. Grazie. Buongiorno a tutti, io e Benieri sono parlata da una serie di vite di emozioni perché mi trovo tra amici. È stato presentato, come diceva l'architetto Lo Porto, questo volume che è nato non solo a quattro mani, come ha scritto la giornalista, e a due cuori, ma è stato redatto a più mani, a centinaia di cuori, soprattutto di volontari. Perché tutti coloro che hanno partecipato al volume non hanno percepito una somma come la Sicilia Antica, che ha svolto la sorveglianza dei locali e soprattutto le visite guidate, ha percepito una lira. Un esempio da seguire. Sindaco, intanto buongiorno a lei, buongiorno all'avvocato Rita La Monica, che oltre che essere amica è soprattutto una persona di grandi capacità, di grande spessore. Penso che l'architetto La Porto li sceglie uno per uno queste persone. Poi è fortunato, devo dire, perché veramente sono delle persone straordinarie quelle che ci sono. Io conosco quelle della provincia di Caltanissetta, a Catania ho avuto modo di conoscere i volontari che mi hanno fatto da compagnia in questa grande avventura che è stata la Sicilia Antarcaica. Ma qui da Rita La Monica, Peppe Canalella, Simona Modeo, oggi la nuova presidentessa di Sicilia Antica, Marina Congiu, che peraltro insomma è una nostra collaboratrice da sempre, eccezionale. Sono tutte persone straordinarie, veramente, che hanno architetto a cui ci lega comunque un rapporto di grande amicizia e di stima, devo dire, complimenti. Lei è fortunato, sì. Non perché tutto il castello lo vuole dire a lei, ma perché poi lei si trova da non di fantasmi, di persone in carne e ossa che la seguono, perché Sicilia Antica è un'associazione straordinaria. A sindaco, il sindaco ha detto che loro vogliono valorizzare questo territorio. Molte volte ci siamo trovati su posizioni contrastanti, perché naturalmente io faccio l'istituzione come il sindaco, ma ci rispettiamo profondamente. Mussumeli è nel mio cuore ed è quello che un po' tutti certe volte mi riprovano: lei è troppo innamorata di Mussumeli. Ma è vero, ma come si fa a non essere innamorati di un territorio che ha delle straordinarie valenze archeologiche, paesaggistiche, tettoniche? Ed è un centro della Sicilia di grande.
casa per noi che ci occupiamo di patrimonio culturale. E quindi se qualche azione magari non è spesso compresa, subito recepita, io chiedo a tutti gli abitanti di Mussomelli, con intesi il sindaco e gli assessori, di accettarci per tutto ciò che noi facciamo a tutela di un patrimonio che, se non conserviamo, purtroppo un giorno non si potrà dire cosa andiamo a fare a Mussomelli, se non per riappropriarci di quella che è la storia di questa Sicilia, che qui ha avuto uno dei centri propulsori, proprio con il Zello, che, come tutti sanno, è stato il lavoro, uno dei lavori principali del professore Dario Palermo, la sua tesi di laurea, Dario Palermo, è stata proprio incentrata su Polizello, e Dario Palermo ha concluso da poco le ricerche sull'Acropoli, ma continuerà con altri scavi, ne abbiamo parlato ieri, neanche la dottoressa Pappalardo, che è stata anche lei presente negli scavi di Mussomelli, ancora non si niente, ma anche questa avventura culturale continua. L'Associazione Sicilia Antica, ecco, sono tante persone che mi stanno nel cuore, Sicilia Antica. L'ha detto ancora, non lo sa, perché non ho avuto manco il tempo di dirlo. Ieri sera mi ha detto mia moglie, mi riprova che spesso mi vedo più con i soci dell'associazione e con lei che non in famiglia. Non ho avuto il tempo di dirgli ieri sera che sto per affidare a Sicilia Antica, Caltanissetta, un sito, perché se ne possa far carico per quanto riguarda la tutela, la sorveglianza, le visite guidate. Penso che sia un'esperienza nuova, all'avanguardia, e spero che queste esperienze si possano ripetere, anzi si devono ripetere in altre parti. Ho già un'idea anche per Mussomelli, per Sicilia Antica di Mussomelli, ma io voglio poi parlare di persone, se abbiamo 5 minuti per poterci incontrare. Per l'antiquario, anch'io sono convinta, ne avevo parlato già l'altro giorno con l'assessore, che nasce come archeologo, e quindi spero che tutto questo ci dia un grande sostegno, come sono sicura farà il sindaco. L'architetto lo porto involontariamente, l'ha rilanciato, è un'idea che io ho. Se si apre un antiquario che per carità torna ad essere fruito, caro Peppe, non ci scordiamo di una grande realtà che è quella del museo, che è completo nel suo percorso, insomma mancano le somme a disposizione per poterlo tenere attivo, continuare a farlo godere a tutti quanti, farlo fruire. Ma io sono sempre convinta della mia teoria, che un'opera di volontariato è fondamentale. Ci siamo tutti dimenticati che nel 2006 abbiamo fatto archeologia e volontariato, una grande manifestazione nella quale sono stati coinvolti archeologi, su questo anzi voglio comunicare una cosa, e sono state convocate soprattutto anche coinvolte anche le associazioni di volontariato, perché sono convinta che senza i volontari e le azioni del volontariato non si va da nessuna parte. Noi molto spesso non abbiamo neanche 200.000 euro per fare manutenzione o per fare gli scavi, che hanno anche detto. Andiamo avanti veramente con risorse irrisorie e speriamo di non perdere quest'altro treno che è quello del POR del 2007-2013. Siamo l'ultima regione, per l'ultima volta, anzi obiettivo 1, abbiamo una marea di finanziamenti, milioni di euro, 70 milioni di euro solo per il 2007, speriamo che non vadano perduti, perché significa perdere tanti lavori. Stefano Massaro mi potrà anche confortare in questo, pensate a quanto abbiamo lavorato per disporre perizie di scavi, di lavoro, darebbero lavoro a tante persone. E allora speriamo appunto che anche questa iniziativa possa essere portata avanti. L'azione del volontariato è fondamentale. Fondamentale perché tante volte anche queste associazioni di volontariato sono formate anche da archeologi, da specialisti nel settore, da storici dell'arte, quindi tutte professionalità che possono essere da supporto nelle more che si realizzino i concorsi nelle sovrintendenze, da supporto alle istituzioni. Vedo oggi qua tra il pubblico tantissimi giovani. Tanti giovani a cui io dico sempre, va passato il testimone delle nostre conoscenze e di tutta la nostra azione, bella, molte volte anche, talvolta anche sbagliata, involontariamente, questo sia volontariato, ma involontariamente. Spero che anche voi giovani possiate iscrivervi in queste associazioni, non per far numero, ma perché il patrimonio appartiene prima che a me, a Rita, alla Monica, al sindaco, all'architetto, all'associazione Sicilia Antica, appartiene a voi. Se voi non sapete né tutelarlo né conservarlo, non lo potrete tramandare. Allora, la nostra azione risulterà monca da un lato, ma la vostra invece, quella che si proietta nel futuro verso altri giovani, risulterà utile del tutto.
Allora, a questo punto, che ben venga il volontariato, che vengono anche convegni di questa portata, a cui sono presenti illustri specialisti del settore delle ceramiche in indigene, e auguro a tutti buon lavoro, ma soprattutto spero che tutti seguiate l'esempio di Sicilia Antica e possiate stare accanto alle istituzioni, non per contrastarle in maniera inutile, ma per lavorare con loro a tutela di un patrimonio che vi appartiene, ci appartiene, ma appartiene al mondo intero. Grazie. Io solo dire che l'avvocato Milano, che è l'assessore ai beni culturali provinciale, non è potuto esserci per i beni istituzionali, ma ci raggiungerà domani. Vorrei avviare i lavori, anche un attimo, per poter far comprendere la scelta del tema. La ceramica indigena nell'età del ferro è un momento particolare per la Sicilia, che spesso è stato studiato in maniera frammentaria con diversi contributi, per carità, ma sulla ceramica è solamente da un po' di anni, sull'originalità della ceramica dell'età del ferro prodotti in alcuni centri della Sicilia, che si sta puntando l'interesse e l'attenzione degli studiosi. È un momento, questo dell'età del ferro, tra l'VIII e il VII secolo, in cui si verificano i primi contatti con i coloni greci che arrivano per fondare le colonie sulla costa, ma che naturalmente devono entrare in contatto con queste popolazioni della Sicilia autoctone, che abitavano, come i Siculi, ma prima ancora i Sicani, i contatti con gli Elimi. Sono tutte una nuova geografia che si va, di rapporti che si va stabilendo, che si va organizzando, e per lungo tempo questi indigeni erano stati visti come quasi secondari per la loro importanza. E grazie agli studi di Dario Palermo, Rosa Maria Albanese, Stefano Vassallo, anche il mio piccolo contributo, si è cercato di Giovanni Di Stefano, uno dei propri territori, Massimo Pulcraro, tutte persone, Manuccio Bulli, che ha recentemente avviato la campagna di scavo a Castel Termini, Roccaferro, per esempio, con importanti ritrovamenti, Dario Palermo a Polizzetto, ora più recentemente ancora la Marina Congio a Raffe, Stefano Vassallo a Colle Maddore, Giovanni Di Stefano, che ha riportato alla luce tantissimi insediamenti nell'area del Ragusano, e poi i contributi venuti da San Cucina, San Giuliano, Monte Bubonia. Si sta riaprendo, diciamo, un nuovo momento, si sta avviando un nuovo momento per riflettere su quello che è stato il contributo di queste popolazioni, contributo veramente non passivo, ma attivo, perché questa gente è vero che recepisce dal mondo coloniale, ma è pur vero che non recepisce in maniera passiva, ma rielabora queste forme, questi motivi con un'assoluta originalità, anche perché spesso forme, officine, motivi, repertori iconografici si sviluppano, come avrete modo di vedere, su un sostrato molto fertile, che era quello che si era formato nel momento in cui queste popolazioni, soprattutto i Sicani, avevano avuto contatti con la gente transmarina, Egeo, Cretesi, Ciprioti, che in epoca molto più lontana dell'età del ferro erano arrivati nella Sicilia. Sicilia, che era il centro delle rotte commerciali, quindi punto di passaggio strategico per chi proveniva dall'area Egea, si doveva avventurare o saltare verso il Tirreno e ancora oltre. E quindi queste popolazioni, per esempio, sono fondamentali, in questo senso anche gli scavi a Carnatello fatti da Ernesto De Miro, ovvero quelli fatti a Dessuere, si è potuto notare che la gente di etnia sicana è vero che aveva avuto questi contatti, però è altrettanto vero che aveva saputo recepire modelli e prototipi rielaborandoli in maniera davvero unica. Ed è su questo che appunto il convegno organizzato dalla Sicilia Antica e da Rita La Monica qui a Mussomeli. Perché Mussomeli? Non solo perché Rita è presidentessa dell'associazione di quest'area del Vallone, ma perché in quest'area Dario Palermo ha ripreso gli scavi a Polizzetto, che avevo accennato poc'anzi, che era stata l'oggetto della sua tesi di laurea,
e noi gli scavi li abbiamo condotto lui nell'area del santuario, io nell'area invece della necropoli, gettano nuova luce per poter studiare questi rapporti e questi scambi culturali tra etnie locali e gente portatrice di nuove culture come sono appunto i coloni. Allora, stamattina purtroppo manca la professoressa Albanese che avrebbe introdotto i lavori facendo il quadro della situazione e dello stato dei fatti degli studi, mentre il professore Dario Palermo parlerà dei materiali ceramici nel santuario arcaico della montagna di Polizzello, offerte votive e strumenti di culto. A lui passo la parola, convinta appunto che sarà oltremodo interessante quando ci vorrà comunicare. E devo anche annunciare che entro l'anno sarà già in distribuzione il volume che è curato da Dario Palermo e con la collaborazione di Leonardo Pappalardo, Davide Danasi, Katia Perna, sullo scavo del santuario di Polizzello. E quindi il professore dà l'avvio annunciandogli alcune novità che poi verranno ancora di più approfondite in questo volume in distribuzione già alla fine dell'anno. Grazie, buon lavoro. Buongiorno a dottoressa Palmini, nella sua consueta modestia, ha dimenticato di aggiungere che tra i curatori del volume c'è anche lei e anche la dottoressa Gonzone, che tanto si sono prodigate per la realizzazione di questo scavo e per la stampa di questo volume, che in effetti costituisce un vero una pietra negli studi, non solo su Polizzello ma anche sulla Sicilia indigena, e che ci auguriamo al più presto di poter anche venire a presentare in questa sede, che è quella più adatta, diciamo così, per avere il primo contatto con questa pubblicazione. Io è con enorme piacere e vi confesso anche un pizzico di emozione, anche se alla mia età queste cose non dovrebbero più dirsi, che vengo a parlare in questa bellissima sala che il Comune mette a disposizione dell'archeologia mussomerese e che sarà, mi auguro in tempi molto brevi, la sede di un museo che sia non solo centro espositivo e richiamo turistico, ma anche centro propagatore di ricerca scientifica, e per la quale naturalmente io offro tutta la mia collaborazione e quella dei miei allievi collaboratori, perché questo progetto vada in porto nella maniera più felice possibile. Quindi ringrazio chi mi ha invitato a questo interessante incontro, chi ha voluto la mia presenza in questo luogo, e quindi la Presidente dell'Associazione Sicilia Antica, con la quale ho una lunga tradizione di vicinanza e collaborazione, soprattutto con le sedi, diciamo così, del Ministero, no? Ma anche un'altra collaborazione che si è concretizzata non solo con la mia partecipazione alle iniziative di Sicilia Antica, ma anche con la partecipazione graditissima e importantissima dei soci di Sicilia Antica di Mussolini e di Alusca, che abbiamo fatto nel santuario di Polizzello, che ha costituito un momento fondamentale di contatto tra gli scavatori e il territorio, perché l'archeologia non è soltanto per noi un oggetto di studio, fosse solo quello, sarebbe già qualcosa, ma è anche una straordinaria occasione per venire in contatto con persone, per conoscere persone, per arricchire il proprio patrimonio culturale e personale, e diciamo la verità anche sentimentale, perché anche i sentimenti sono importanti nella vita delle persone. Non dobbiamo dimenticarci neanche quando affrontiamo temi che potrebbero essere freddi, come quelli, diciamo così, legati alla scienza. Quindi è stata un'occasione più che per me, che ho potuto poco partecipare alle campagne di scavo per motivi di impegni in sede, ma che vi riprometto, qualora la salta dovessimo ricominciare a lavorare, vi riprometto di vedermi a trasferire qua a Mussolini per lunghi periodi, in modo tale da poter seguire come voglio, come mi piace, insomma, la situazione allo scavo, soprattutto che per noi è un momento ovviamente fondamentale per la nostra ricerca. La nostra ricerca senza lo
scout si sente ben poca cosa, lo scout è un momento che più ci gratifica, più ci appassiona del lavoro che facciamo. E vi confesso che riflettevo un po' fa, ne parlavo con l'amico Giuseppe Catanella, riflettevo anche sul fatto che credo l'anno prossimo, se non ricordo male, ricorreranno i 40 anni dalla prima volta che io mi si piede sulla montagna di Polizzerezza. 40 anni è un bel periodo di vita, non è poco, è una vita intera. Una vita intera, una vita, diciamo, di non solo di Arpioni, ma anche di persone, che ha fatto appunto della montagna di Polizzerezza, dei suoi contenuti archeologici e culturali, uno degli interessi principali della mia vita scientifica, insieme ad altri, ovviamente, voi tutti sapete che io lavoro per esempio a Creta, ma anche cospicua del mio interesse scientifico, risiede nell'altra grande isola dell'Egeo, per la quale mi sforzo sempre di trovare questi rapporti, questa comunanza mediterranea, che secondo me è un fattore fondamentale della vita del Mediterraneo antico. Questa rete straordinaria di rapporti che noi giorno per giorno vediamo, intuiamo, constatiamo proprio dalle ricerche archeologiche e che quindi per me ha costituito un enorme un punto propulsivo per le mie ricerche anche fatte in Sicilia, ma ovviamente la montagna di Polizzerezza, Sant'Angelo Mozzara, che è un sito in qualche maniera gemello, parallelo a quello di Polizzerezza, hanno costituito un enorme parte della mia vita scientifica e anche della mia vita personale, come dicevo prima. Scusate queste considerazioni personali fatte da una persona che ormai per la sua età si può avviare un po', gli si può permettere qualche divagazione sentimentale, ma naturalmente vi devo anche raccontare, appunto, è già stato detto, io feci su Polizzerezza la mia tesi di laurea nel lontano anno 1973, in Aurelia, e con una tesi per l'appunto il cui relatore era il professor Giovanni Rizza, ma il cui argomento avevo io stesso trovato, non mi era stato assegnato da nessuno, e l'avevo trovato perché in una sala chiusa del Museo di Siracusa, che a quei tempi era adibita a studio di disegnatore, ci stava il famoso disegnatore Giugasti, tutti quelli che hanno frequentato il Museo di Siracusa al tempo in cui era sovrintendente Luigi Bernardo Prea, uno dei miei maestri, non lo voglio anche ricordare dopo successivamente, che erano i principali collaboratori di appunto di Bernardo Prea, in questa sala che nessuno visitava, una volta io ero entrato per appunto parlare con il Castro e vidi questi materiali, questi strani oggetti che mi risultavano così nuovi perché erano delle tipologie assolutamente così diverse da quelle che non conoscevano, le pubblicazioni di Orsi, le pubblicazioni che si facevano fino a quel momento sulla Sicilia e l'Indice, me ne appassionai, diciamo così, e proposi questo argomento al mio relatore, il quale mi propose con grande entusiasmo, io mi lavorai e pubblicai anche i risultati di questa tesi nel 1982. Sapete che l'elaborazione, diciamo così, è lunga, passano 9 anni, nel frattempo io feci la scuola di specializzazione, feci tante altre cose, cominciai a lavorare anche dopo 9 anni, e io penso che forse non sia stato un caso che proprio in quegli stessi anni, immediatamente dopo la pubblicazione del mio volume, la sovrintendenza di Agrigento, a quei tempi competente per territorio, abbia deciso di iniziare gli scavi a Polizzerezza, stimolata anche probabilmente da quello che succedeva, dagli invenimenti casuali che si susseguivano dai lavori che si facevano sulla montagna, ma fatto sta che cominciò una importantissima campagna di scavi condotta dal professor Ernesto De Mito, che rivelò un fattore che io avevo in qualche misura intuito nel mio lavoro, partendo dagli scavi che aveva condotto Paolo Orsi negli anni 20 e 30 secolo scorso, e che mai erano stati pubblicati, appunto avevano giaciuto inediti per tanti anni nel Museo di Siracusa. Quello che io avevo intuito, cioè che la parte più alta della montagna di Polizzerezza dovesse essere sede di un santuario, di una area sacra. Un'area sacra che si è rivelata straordinariamente con le scoperte di Ernesto De Mito, appunto, il quale pubblicò dei lavori a questo proposito che sono rimaste delle pietre miliari della conoscenza della Sicilia indigena, e che poi successivamente estese le sue investigazioni anche alla necropoli,
donne e anche a parte dell'insediamento, perché quello dell'insediamento è un fattore importante, non che noi ci ripromettiamo, se non avessimo l'avventura di poter tornare a lavorare alla polizia, in qualche maniera di investigare, perché le prospettive di ricerca sul mondo indigeno in questo momento sono cambiate, come dirò anche a proposito della ceramica, e sono ampliate rispetto a quelle che erano fino a qualche anno fa, e naturalmente abbiamo fame, diciamo così, di stratigrafie, fame di notizie, di conoscenze anche su quegli aspetti che in primo momento potevano sembrare minori rispetto alla ricchezza dei santuari della Roma e così via, ma che si sono rivelati estremamente importanti e significativi per la nostra comprensione di questi fenomeni che si stanno presentando al nostro studio. Quando quindi qualche anno fa la carissima amica Rosalba Bandini, dovendo iniziare, avendo la lungimirante idea di iniziare un nuovo ciclo di esplorazione al Polizzeto, condotto dalla sovrintendenza di Caltanissetta, a cui era passata la competenza territoriale su questo sito, mi propose con grande affetto, con stima della quale ovviamente lo sono sempre ogni giorno di più debitore e che è assolutamente fortunatamente reciproca, e mi propose di venire a lavorare via Polizzetto. Io accolsi questo invito, diciamo, come qualcosa che per tutta la vita avevo sognato e non osavo sperare, perché mi sembrava che ormai fosse lontano dall'intuizione, diciamo così, di questa collaborazione tra sovrintendenza e università di Catania, in questo caso, si è rivelata un'intuizione vincente. Un'intuizione vincente perché, come in altri casi della biologia siciliana, purtroppo pochi casi successo, ricordo per esempio il caso di Mera, che ad oggi è una delle più meglio conosciute realtà archeologiche della Sicilia, meglio investigate scientificamente. Io credo, e l'amico Stefano Vassallo ce ne può dare conferma, che la sinergia tra l'università e l'istituzione proposta alla tutela dei beni culturali sia un fattore di moltiplicazione della buona riuscita delle attività. E quindi in questo caso il Polizzetto è stato un caso in cui proprio in maniera particolare questa ha funzionato, e gli scavi si sono conclusi, questa fase di scavi, solo 3 anni fa, nel 2006. Io dico solo 3 anni fa perché oggi lo sappiamo, magari il grande pubblico può anche risultare così un poco ostico questo concetto che dopo 3 anni ancora si stia lavorando massa. Tutti quelli che lavorano al campo sanno che questi studi, questi lavori sono lavori estremamente delicati e lunghi, che richiedono tempo e risorse che non sempre sono facili da mettere insieme, e quindi la pubblicazione dello scavo è un fatto, il punto finale di un lungo, lunghissimo lavoro, e che deve portare alla comunità scientifica risultati sui quali, diciamo così, non si possa discutere che si abbia un lavoro e consistenza scientifica, e che quindi vanno preparati accuratamente in una certa maniera. Naturalmente nel frattempo noi siamo andati maturando delle idee, delle convinzioni su quello che avevamo trovato, e che in parte ora sono confluiti in questo volume che aveva annunciato la dottoressa Martini di prossima pubblicazione sulla prima fase degli scavi, ma che sarà seguito da una serie di altre pubblicazioni, tra cui anche la pubblicazione analitica e lo studio dei materiali rinvenuti, che naturalmente in questo volume che è dedicato a tutti gli scavi non potrà avere la parte che merita. Noi utilizziamo in questo volume i materiali trovati soltanto come indicatore per lo più cronologico e come naturalmente dato di scavi. Ma non ne facciamo uno studio completo che ci riserviamo un altro momento, per il quale abbiamo bisogno di una serie di apporci che ci riserviamo anche di chiedere e di trovare anche altrove. Quindi, detto questo, io introduco immediatamente, io scusate, forse parlerò un po' troppo, ma io quando parlo di certi argomenti mi appassiono, e allora mi lascio prendere la mano, diciamo così, dalle
dalle mie considerazioni. Se parlo dopo, prego la Presidente della seduta di interrompermi e di togliere il parola, anche perché non voglio togliere spazio agli altri colleghi che stamattina hanno parlato. Detto questo, vi dico anche che sono stato particolarmente così contento, piacevolmente sorpreso del tema che è stato prescelto per questa riunione. La Cerami indigena ci ha ben illustrato la dottoressa Bambini quale sia la sua importanza, il suo significato nella storia complessiva della Sicilia, dei rapporti fra di questo importante contesto dei rapporti tra indigeni e greci, che costituisce uno dei punti centrali della storia della Sicilia e Carica. Io aggiungo a quello che ha detto lei che al giorno d'oggi noi alla Ceramica cominciamo a guardare anche con un occhio che è leggermente diverso da quello tradizionale dello studio tipologico, dell'analisi dei motivi decorativi e delle forme, che è quello, diciamo, questo aspetto filologico, è quello sul quale si è costruita la nostra conoscenza della ceramica antica. Però comincia al giorno d'oggi a starci stretto questo vestito, diciamo così, solamente tipologico e dedicato alla decorazione, e cominciamo a guardare anche la ceramica nel suo contesto. La ceramica è sostanzialmente il documento più importante che ci sia rimasto in antichità. Quello che si è conservato di più e che in maggiore quantità ci è arrivato dall'antichità. Noi sappiamo che i metalli, per esempio, sono un rinvenimento raro, anche perché il metallo, essendo riutilizzabile, si è sempre prestato a essere così predato e riutilizzato anche dopo il documento di uso. La ceramica non ha questa possibilità. La ceramica però ha una straordinaria, diciamo così, caratteristica. Proprio già questo lo diceva appunto il professor Tendopopera, uno dei miei maestri, che nel momento in cui la ceramica è ridotta a livello di frammento, la ceramica è praticamente inerte. Il vaso è praticamente retto, ma si conserva, naturalmente escluse circostanze praticamente fortemente avverse, si conserva per sé. E quindi ci costituisce per noi non solo la principale documentazione che abbiamo nelle produzioni dell'antichità, ma anche un indicatore prezioso che può essere speso in diversi campi dell'archeologia e che quindi ci può, diciamo così, dare indicazioni. Uno di quelli che ci vengono immediatamente alla mente è la possibilità di costituire un indicatore cronologico, il saper poter stabilire delle sequenze tipologiche e cronologiche della ceramica ci consente poi di utilizzarla come elemento di datazione. Io, scusate, mi parlo così, non si offendono le persone per cui queste sono, diciamo così, cose ovvie. Io parlo così soprattutto per i giovani che sono nella sala. No, abbiamo detto che uno dei nostri principali fini è quello anche di trasmettere quello che noi sappiamo ai giovani. Io sono lieto di vederne tanti in questa sala e mi pare che spendere qualche parola in più per spiegare come l'archeologo lavori non sia tempo sprecato, ma possa avere una sua utilità. Ma noi lo possiamo utilizzare anche come altro indicatore di altri fenomeni, per esempio i rapporti commerciali, perché la ceramica, o per il suo stesso valore, o come contenitore di qualche altra cosa che non penso, viaggia, si sposta, e naturalmente la ricostruzione di questa rete di spostamenti delle varie classi ceramiche ci può dare delle indicazioni preziose, quelle che erano le reti del traffico dell'antichità. Ecco, quindi che la ceramica ha per noi un aspetto multivalente, non soltanto legato alla sua, diciamo così, intrinseca fattura o, diciamo così, qualità estetica, ma anche legato a tutta una serie di contesti e di ambienti per i quali essa è la sua presenza, diciamo così, e il suo utilizzo è per noi prezioso. Ma in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, diciamo meglio, la ceramica diventa anche, ed ecco che entriamo in una, diciamo così, un contesto di utilizzo del documento archeologico che si apre anche ad altre prospettive, in particolare la prospettiva di tipo antropologica o etnologica, cioè il cercare di capire
cercare da parte nostra di capire quali fossero gli usi, i costumi, il modo in cui questi oggetti venivano usati e qual era il significato che avevano nel contesto della società antica. Quindi cercare di capire la produzione, come fosse congegnata la produzione della ceramica, un fattore rilevantissimo per la conoscenza che siamo nella società antica. E quindi io vedo con grande piacere nel titolo di questo convegno ricordare anche questo concetto, ma anche, ed è quello un po' su cui io mi vorrei fermare particolarmente nei prossimi minuti che dedicherò a questa trazione, ma anche l'uso della ceramica, come essa viene usata e in quale contesto e di quale significati, di quale valenze può essere caricata. Questo è un fattore importante per la nostra conoscenza della società antica. Pensiamo per esempio, vi faccio un esempio che naturalmente credo non sia chiaro a tutti, l'uso della ceramica nei contesti funerari. La ceramica, chiunque abbia esperienza di scavo di contesti funerari sa che la ceramica è un indicatore, è uno dei principali elementi che viene posto a corredo del defunto. Ma la scelta del vaso da porta a porta non è una scelta casuale, ma è legata a quel momento importante della vita della società che sembrerebbe un paradosso, un momento importante della vita è la morte. Ma è così, la morte fa parte della vita e soprattutto della società. Ed è un momento nel quale le consuetudini e i riti sociali diventano evidenti, diventano importanti. Ma io, scusate, sto posto un po' anticipando le conclusioni che faranno per domani, ma mi sembrava che questo discorso non fosse inutile. Ecco che, avendo fatto potete certamente, facilmente capire come anche in un contesto sacro, in un contesto di santuario, la ceramica può avere un suo significato particolare e la scelta delle forme che devono utilizzare, la loro collocazione dei contesti sacri assume tutto un significato speciale. Significato speciale che è particolarmente evidente, particolarmente indagabile in situazioni come quelle dello scavo della montagna di Polizia, con cui vedete qui un'immagine che naturalmente a tutti voi è molto familiare, ma con la quale con la freccia di una rossa io vi indicato il punto nel quale soprattutto si sono svolti i nostri scavi, cioè questa sorta di piccola acropoli, no? Che costituisce il pianoso vitale della montagna, là dove per l'appunto vi era questo edificio sacro, questo contesto sacro, già per la posizione, no? La posizione di diretto contatto col cielo, no? con la testa, quasi 900 metri di altezza, quindi una posizione estremamente elevata, già indicava l'aula di sacro, diciamo così, che la circondava. E questa pianta, tutti conoscete già questa pianta che ho indicato, ecco qui la pianta aggiornata del santuario, così come è venuto fuori dai nostri scavi. Vi ricordo rapidamente che uno degli aspetti importanti di questo scavo che abbiamo fatto, è che noi ci siamo resi conto, e tornerò un momento anche poi su questo punto, che prima del santuario arcaico, quello che è stato rivelato in questa maniera così straordinaria degli scavi che adesso finito, prima dello scavo di questo santuario vi erano altre con la frequentazione del sito, si era trovata per diversi secoli, almeno a partire dal X secolo avanti. Io sono convinto che probabilmente riusciremo a farlo risalire anche più in là del X secolo, ma il X secolo è appurato, sappiamo che certamente già dal X secolo era l'area della Acropoli occupata, ed era occupata da strutture che erano soprattutto una forma rettangolare. Queste strutture a un certo punto vanno in forma sia di centri, la nostra analisi stratigrafica ha potuto illustrare con precisione, ma che escono naturalmente dal discorso andiamo a fare ora, quindi non me ne parlo in modo specifico, ma diciamo che a un certo punto danno segni di un utilizzo di tipo cultuale. Comincia un fenomeno che poi sarà caratteristico del santuario arcaico, e cioè la deposizione di piccoli gruppi di oggetti in fossette scavate nella terra o direttamente nella roccia, e che danno l'idea di essere, diciamo così, depositi sacri. Depositi sacri nelle quali vengono raccolti appunto degli oggetti che evidentemente devono avere qualche significato particolare.
dall'interno di quei riti, si tratta di un momento nel quale puoi pensare perfino la, è stata perfino negata la possibilità di identificare un'attività cultuale nel mondo indigeno siciliano, in periodi così attivi. Io in realtà sono convinto che invece noi abbiamo, ma non solo con il ma anche in altri siti siciliani, documentazione di punti, e quindi è un momento in cui possiamo invece cominciare a studiare quali cominciano questi fenomeni, che poi dovrebbero esplodere nella loro complessità, nella loro ampiezza, in periodo per la pubblica. Il santuario, come detto, nasce, di questo ormai siamo assolutamente certi, dal punto di vista stratigrafico, nasce nell'VIII secolo a.C. L'VIII secolo a.C. nasce con due fondamentali eventi. Il primo è la costruzione del muro di recinto, del teras, quello che chiamiamo il teras, il quale recinge l'area sacra e la separa dal resto dell'area della città. L'area è proprietà della divinità. E non ha, diciamo così, contatto con il resto della, della città in cui si svolge la crescita. E il secondo punto di, che ci determina, che ci segnala la nascita della, di questo santuario, è la costruzione di un enorme edificio circolare, quello che vedete in basso, l'edificio è il quale nasce momento e la cui storia attraversa tutta la storia del santuario. Non sto a farvi ora la storia perché appunto esula dal nostro contesto, però vi dico soltanto che lo troviamo fino a utilizzato fino all'ultima fase di vita del santuario. È un problema questa nascita del santuario di cui abbiamo parlato nel convegno fatto un paio d'anni fa a Caltanissetta, nella sede di Sicilia Antica, con il convegno e il sacro, in cui io e con l'autore di cui ho parlato, di Danese, abbiamo tracciato appunto il problema di origine del santuario, in un luogo che credo sia riuscito abbastanza bene e dia l'idea appunto di questo problema a cui ci, ci rivolgiamo. Ma soprattutto vi devo dire che, per abbreviare insomma le cose, una straordinaria documentazione dei culti che venivano prestati in questo santuario l'abbiamo avuta sostanzialmente per la, il periodo più tardo di vita del santuario. Perché il santuario vive ininterrottamente dall'VIII secolo a.C. fino alla metà del VI. A metà del VI si interrompe bruscamente la vita del santuario, si interrompe bruscamente, ma, e questa è una novità che vi anticipo oggi, ma che costituisce uno dei nostri risultati più significativi, ha una ripresa di vita. Ha una ripresa di vita che in un primo momento non avevamo visto e che adesso dall'esame di materiali ed altre considerazioni che andiamo facendo, è evidente, evidentissima, verso la fine del VI secolo e l'inizio del V. Una rioccupazione che dura poco tempo, io credo non più di due o tre decenni, che si conclude col 480 a.C. Io suppongo, e qua Stefano me lo vedo annuire in qualche maniera, che può dare, perché ha molta più esperienza di me di questi fenomeni, che questa rioccupazione improvvisa si leghi a quei processi di ristrutturazione territoriale, diciamo così, che vengono un po' dopo la sfortunata impresa di Dorieo, le prime reazioni del mondo pubblico all'invadenza greca e la necessità poi di difendersi dall'attacco dei punici, che poi, come sapete, si infrange contro la difesa greca nella battaglia di Himera. Ho l'impressione che quello sia il contesto nel cui si scrive questa rioccupazione di inizi di fine VI, inizi V secolo, che è, ripeto, breve ma intensa, e che si concretizza con la costruzione, io credo anche questa è una novità che vi presento in questo momento, ma che abbiamo già accennato in altre sedi, si concretizza con la costruzione di un sacello pianta rettangolare sulla piattaforma costituita dall'edificio vecchio, e quindi chiude la vita del santuario, con la sua esistenza, accompagna la sua esistenza e chiude la vita del santuario complessivamente. Vi dicevo, la documentazione principale noi l'abbiamo però soprattutto dalle fasi più interne.
quasi più tante, le quali ci danno una straordinaria documentazione delle azioni culturali, perché in fondo poi l'archeologo cosa raccoglie con la sua opera? Raccoglie la conseguenza di azioni umane. La conseguenza di azioni umane possono essere di diverso tipo, costruzione di un edificio certamente, ma anche un atto rituale che lascia le sue tracce e che noi siamo poi in condizioni, in qualche maniera, tramite quello che ce n'è rimasto, di decodificare. Riusciamo a decodificare con naturalmente la metodologia propria dell'archeologo e con l'intelligenza che va applicata a quello che noi studiamo, riusciamo a decodificare e in qualche misura a capire. A capire anche se, ovviamente, queste testimonianze sono anonime. Sono anonime, perché noi non sappiamo, non abbiamo, nessuno ci dice, né una fonte scritta, né una fonte epigrafica, né, se non parzialmente come vedremo, una fonte iconografica ci dice chi fosse la divinità a cui questo santuario era dedicato. Noi possiamo solo intuire quali fossero le caratteristiche di queste divinità e dalle caratteristiche dedurre quale potesse essere questa divinità e, se abbiamo fortuna, capire anche se essa si può in qualche maniera collegare a ciò che poi le fonti antiche ci tramandano. Ne parlava anche in questo caso, parlando di Diodorosismo nel mondo indigeno, no? Vedete che i rapporti con Sicilia Antica e la sua manifestazione sono molto stretti e frequenti. E soprattutto questa documentazione l'abbiamo avuta nella più settentrionale degli edifici, quelli indicati con lettera B, nel quale trovavamo una situazione straordinaria, cioè ci rendemmo conto che nel momento in cui si chiudeva la vita del santuario, per qualche motivo che qua non sappiamo, ma probabilmente anch'esso legato a fenomeni di ristrutturazione territoriale, io penso in questo caso collegati alla presenza dell'attività di Falaride della Rigentina, l'attività anti-imerese in un certo senso di Falaride, e il santuario viene chiuso, abbandonato, e con quello che giustamente mi suggeriva ieri Giovanna Greco, quello che è un vero e proprio titolo di chiusura, viene tutto l'edificio chiuso, sigillato con tutto quello che conteneva all'interno, al momento in cui viene abbandonato. Uno strato di terra e pietra viene depositato sopra quello che vi era dentro e per 2500 anni questo si trasferisce in questo straordinario contesto, ha aspettato, diciamo così, il nostro arrivo. L'indagine, come si diceva una volta, il piccone dell'archeologo, che naturalmente non è un piccone, ma sono strumenti più leggeri, non abbiamo il piccone che va su internet, non ci fa più scavare. No. Scherzo. Ma se fosse quello giusto, ma il piccone. Scherzo, ovviamente. Ecco che allora, appunto, questo contesto straordinariamente conservato in questa maniera fortunosa, ma per noi fortunata, ci ha consentito di fare una serie di osservazioni anche relative, ecco qui due edifici gemelli a un certo punto dello scalo, quello indicato con la lettera B, e quello che ci ha restituito questa documentazione. Questa documentazione che appunto ci consente oggi di guardare alla ceramica come indicatrice di attività di culto, che è proprio il tema, scusate, io sono molto più dilungato nelle premesse, ma cerca di non avere, diciamo così, di non essere proprio uscito fuori tema. Questa documentazione ceramica sottoforma anche in questo caso di deposizione. Ci sono cioè gruppi di oggetti, tutti deposti contemporaneamente nello stesso punto, che ci danno l'idea che questo sia conseguenza di una azione legata ovviamente al punto. Guardiamone qualcuno di questi complessi, tale da renderci conto di qual è la situazione che ci troviamo di fronte. Vediamo che in questo caso, un caso come questo, noi abbiamo praticamente soltanto recipienti che servono per contenere liquidi, recipienti per liquidi o altri elementi, però aperti, non chiusi, e quindi dovevano servire a un uso immediato, diciamo così, come potrebbe essere il bere o il libare, diciamo ancora meglio. E
e spesso queste basi, queste coppe, vediamo in questo caso tre, portano al centro uno strano simbolo che è la forma di una campana o comunque di un edificio a pianta circolare. L'edificio a pianta circolare è a corpo conico, esattamente come una campana degli indiani, insomma quella che conosciamo tutti naturalmente. Però ce n'è uno di questi che porta invece al centro una figura, un gruppo di una pacca che allatta il a parte insomma rapporti iconografici di questo tema, di quello importante, famosamente di Sant'Angelo Pozzato, che ha appunto esattamente questo stesso schema, ma normalmente questo ci dice che in qualche misura Bacca e Vitellino dovevano essere collegati anch'essi al culto che si svolgeva, così come lo era la capanna. Anzi, la capanna diventa fattore fondamentale di questo culto, perché non è una troviamo solo in questa, per questo è un altro discorso via che per il momento sappiamo, ma la troviamo soprattutto rappresentata in una serie di oggetti che rappresentano appunto una costruzione a pianta circolare, però in questo caso non messa al centro di una coppa, ma così a sé stante, e in certi casi con l'accento posto soprattutto sull'ingresso, sulla porta, che come vedete in uno di questi due oggetti, che sono quelli trovati da Paolosi, che appunto vedete erano assolutamente unici, non vedevano altri nella Sicilia, è delimitata da una cornice che, come in questo caso, come in altri, che poi vedremo, presenta un doppio apice alle due estremità. Quindi vi è un fuoco portato sulla porta, sull'ingresso, un fuoco che evidentemente è legato in qualche misura al significato simbolico che ha questo oggetto. Vedete, io vi ho fatto vedere alcuni di questi esemplari, ma sono moltissimi. Questi per esempio vengono dagli scavi del Nilo, fatti dalle cose, vengono dalle cose, quindi questo oggetto ha anche una funzione non solo sacrale, ma anche legato al mondo funerario. E questo è un fattore significativo e importante, perché ci riconduce questi oggetti anche a una sfera di carattere tipologico. Poi, questi sono i confronti. Ecco, vi presento una serie di queste testimonianze da noi raccolta, soprattutto questo oggetto ormai famoso che è anche nel debriant di questo convegno e che rappresenta, guardate bene, ci sarà da discutere su questa rappresentazione, rappresenta in questo caso la capannina, la cannuccia, con tutto intorno una serie di oggetti di forma allungata e appuntita che non sappiamo bene come interpretare. Qualcuno ha suggerito possa trattarsi di rappresentazioni schematiche dei vedeti umani, cioè che ognuno di questi rappresenti un personaggio. Io forse sarei più propenso a pensare che si tratti di vedi, cioè di appunto stele di litiche di pietra che avevano la loro posizione nel culto, perché potevano anche rappresentare parzialmente la divinità, ma questo è un discorso complesso che vi prometto di fare in un'altra sede. Guardate però quante di questo tipo di oggetti noi abbiamo. Eccoli qua. Guardate quanti ce ne sono, di cui qualcuno è anche esposto in queste vetrine. Questi sono tutti oggetti di questo tipo che vengono dallo scavo di Polizzeri. E in certi casi non vedremo una sola di queste cannucce, ma sono diverse. È come una specie di, io ho inventato per Twitter, dico, una specie di presente, una specie di presente, una storia, che ovviamente ci dà l'idea di come questo oggetto e il simbolo, il significato simbolico che esso aveva, doveva rivestire un significato particolare nell'ambito dei flussi che a Polizzeco si svolgeva. Quindi il modellino, da una parte, che ho detto parecchie volte, ha una funzione di carattere processionale, perché è fatto per essere trasportato,
è fatto per essere trasportato e quindi doveva essere trasportato all'interno dei riti sacri. E questa sua, diciamo così, caratteristica mi induce a far rientrare in questa stessa categoria, anche se la tipologia è profondamente diversa, all'interno di questa stessa categoria anche un oggetto insigne come il modello di San Lucino. Il modello di San Lucino è lo stesso concetto. Una rappresentazione di un edificio sacro fatto apposta per essere trasportato, e ci dimostra la presenza dei passaggi per i legni che servivano a sollevarlo, ma anche la stessa presenza del piede, insomma, dell'altro piede. Finisco tutto. Finisco dell'altro piede. Io già, come voi sapete, già da parecchio tempo ho ritenuto che questi oggetti trovassero un loro migliore conforto, perché poi il lavoro dell'archeologo è questo, tipologia e confronto, trovassero un loro migliore conforto, non solo tipologico, ma anche funzionale, in una classe analoga di oggetti che è presente nella creta d'Arno-Minorica. E questa constatazione mi ha portato a emettere la ipotesi che nel culto che noi vediamo sempre, ma anche in altri santuari come quello di Castelterni, come quello di San Lucina, si possa vedere una delle manifestazioni più antiche del culto delle dee madri, che secondo Diodoro Siculo era una dei culti più diffusi della Sicilia interna, e che poi trova la sua centro principale nel santuario famoso di Eglon, no? Che vive fino all'età romana. Naturalmente è un'ipotesi di lavoro, ma che per essere in qualche maniera dimostrabile e dimostrata richiede di trovare, diciamo così, gli anelli di congiunzione fra queste manifestazioni. Io ritengo che questi anelli di congiunzione si vadano trovando in questo periodo, che sia possibile in qualche misura identificarli, e vi accenno rapidamente. Uno degli anelli di congiunzione che noi troviamo è per esempio dato dal fatto che nel santuario trascorico di Pizzello, così come nel altri santuari, soprattutto in quello di Castelterni, che ci ha dato una grande documentazione, alla presenza del modellino si associa spesso la presenza di tubi fittili che dovevano servire anche per effettuare gli imbagioni che poi avessero stesso accesso al sottosuolo. Bene, questo è un uso che è anch'esso presente negli stessi santuari della Creta Minorica, che ci danno l'elemento importante di confronto con queste ipotesi. Ma questi stessi tubi noi li troviamo nei periodi più antichi, negli strati più antichi, quelli precedenti al santuario della stessa Acropoli di Corinzello, quindi proiettando l'uso di questi tubi, quindi in conseguenza forse anche il loro significato puntuale, già nei secoli anteriori a quelli dell'archeologia. Ma un altro elemento, a mio giudizio, straordinariamente importante di così congiunzione, diciamo così, con i periodi più antichi, è stato portato in questi ultimi tempi, recentissimamente, dalla collega Lucia Lulli, che è qui seduta tra di noi, e che ripubblicando, riprendendo in esame tutto il complesso dei modellini di Polizzello, ma anche quelli di Castelterni e di altri siti, ha indicato un possibile elemento di confronto che è presente già nell'antica età del bronzo. Ha fatto vedere un, a parte insomma, il confronto con la porta, con l'ingresso, come vedete, dei modellini che abbiamo visto, e quello delle tombe preistoriche, sia dell'età di Pantalica, sia dell'età di Thapsus, ma anche della prima età del bronzo. Anche questo è un confronto che è molto importante, individuato appunto dalla collega Lulli.
Ma hai soprattutto indicato la presenza, ecco questo è uno dei tubi di età arcaica del santuario di Polizzeno, ha indicato anche la presenza, scusate, in una collezione privata svizzera di un modellino della prima età del bronzo che presenta caratteristiche tipologiche estremamente vicine a quelle dell'età arcaica. Ecco che quindi questa tipologia viene proiettata all'indietro nel tempo in un momento estremamente antico e naturalmente molto più vicino a quello del possibile contatto fra le due aree e soprattutto in un momento che è profondamente segnato, segna profondamente la Sicilia nel rapporto con l'Egeo. Vi ricordo anche che assieme a questa evidenza che ci ha presentato la collega Lulli, vi sono altre evidenze della presenza di modellini e di costruzioni a pianta circolare nella stessa prima età del bronzo. Accanto all'esempio che ho utilizzato faccio vedere questo proveniente dal santuario Castruciano di Montegrande, che rappresenta esattamente la forma di un modellino a pianta circolare, con però anch'esso fatto per essere portato, vedete il pomo che ha al sole, e però aperto da tutte le parti, quindi all'interno del quale doveva essere posto qualcosa che doveva essere offerto all'osservazione. Con grande sorpresa io ho visto poi nell'antiquario di Mussolini che un duplo di frammenti pertinenti proprio a questo tipo di forma provengono dalla montagna di Polizzeno e di età appunto della prima età del bronzo. Vi faccio vedere qua due brutte fotografie fatte dalle vetrine, ma che ci dimostrano con grande evidenza che si tratta esattamente dello stesso tipo. Quindi ecco che se noi riusciamo a fare risalire questa tipologia, diciamo così, del polimero a pianta circolare, in realtà così antiche, ecco che tutto questo ci dice, ci porta a una serie di considerazioni sulla continuità culturale della Sicilia, questa parte, almeno in questa parte della Sicilia, sulla possibile continuità del culto, sui rapporti infine con l'ambiente esterno. Vedete come, partendo da alcuni elementi, diciamo così, che in sé sembrerebbero potrebbero anche sembrare per parlare di scarsa interesse, di scarso significato, si arriva a prospettive che sono, io credo, assolutamente nuove e inedite rispetto alla nostra conoscenza di questi fenomeni. Io ho già approfittato abbastanza del vostro buon cuore, quindi vi ringrazio e chiudo qui il mio discorso. Con i quali si rivolgono allo studio del materiale. Le ceramiche, innanzitutto io devo portare un messaggio prima che lo dimentico alla dottoressa Buzzone, che è il direttore del servizio per i beni archeologici, che purtroppo per impegni familiari non è stata, impossibilità a presenziare, però è proprio anche alla sua disponibilità che si deve l'allestimento di queste due vetrine ai lati della sala, che sono state organizzate da Gianluca Carani e Marina Congiu con il sostegno del nostro Carmelo Mosca, che è il nostro restauratore ufficiale di Leonardo Cubo. Io, uno dei temi a cui avevo scelto con Rita Miserentino questo tema, perché sono pienamente convinta che la ceramica è il modo attraverso il quale si conoscono anche tante strutturazioni della società in momenti in cui spesso, come per questi centri indigeni, mancano documenti piratici, mancano monete, evidentemente l'età non era quella. Però certamente dalla ceramica si ha un arricchimento di conoscenze incredibili, anche perché a seconda del modo in cui viene ritrovata, nei vari contesti, nei vari strati in cui vengono lette le forme, i repertori iconografici, si possono trarre tante considerazioni, anche su quello delle persistenze delle forme. E anche io sono una pensatrice fautrice e sostenitrice del fatto che, lo vedremo anche nelle relazioni di Massimo Cultrao e Stefano Vassallo,
che c'è una persistenza di elementi, dice lei, io stessa ne porterò domani alcuni. Massimo Cultraro, per esempio, nel convegno che abbiamo fatto a maggio, ha ristudiando un pezzo di De Sueri, delle more che scrive un volume su De Sueri, mi ha fatto riflettere su una base dalla particolare forma che è appunto di tradizione, di Cenea o comunque Egea. Quindi anche a distanza di anni tante considerazioni si possono fare attraverso lo studio delle ceramiche e quindi ecco perché la scelta di questo tempo, perché è un modo di poterci incontrare tutti e fare il quadro della situazione. Ne approfitto per dire che lo studio di questi materiali, Dario ha però limitato solamente all'Acropoli, quindi al santuario, ma in questi giorni appunto mi chiedevo la cortesia di lavorare con me insieme ai miei collaboratori, ai suoi collaboratori sulle necropoli di Polizello, così completa il suo amore per questo centro, perché non è che si possono occupare di santuario e poi di abitato, ma anche di necropoli. Così lo studio anche delle necropoli potrà essere più completo, vedete anche quali fogge diverse ci sono tra santuario e necropoli, anche perché determinate forme che sono utilizzate nei depositi sacri non si ritrovano nell'abitato e talvolta con foggi diversi molto simili si ritrovano però nelle necropoli, perché queste due sfere, il sacro e quello delle necropoli funerarie, sono quelle più conservatori e quindi dobbiamo pensare che proprio in quei contesti possiamo trovare elementi che possono completare il quadro delle conoscenze. Per quanto riguarda il ventile che tu queste forme sono molto utilizzate all'interno delle poppette, a me è venuto in mente il ventile di San Lucina, che poi è stato utilizzato come lastra di copertura di una tomba, ma l'avevo accennato già nel catalogo, mentre un piccolo modellino di tempietto di capannina circolare c'è anche a San Giuliano. San Giuliano è il centro, l'insediamento indigeno che si trova dentro Caltanissetta, la parte più emergente di Caltanissetta, nel quale ho avuto la fortuna di scavare un paio di anni addietro. Ma come vedete, tutti questi elementi di confronto si hanno tra Polizello, San Lucina, Sant'Angelo Monchissaro, Castelterni, poi ancora vedremo Sant'Angelo Monchissaro e San Lucina Castelterni, cioè tutte queste centri che gravitano nella parte interna della Sicilia. Ed è quella parte interna della Sicilia che peraltro è stata toccata in epoca precedente all'età del ferro da questi contatti con la gente geocretese di Cenea, grazie alla quale si è formato quel sostrato culturale rivivificato poi dai contatti con la gente coloniale. Un'altra delle considerazioni che volevo fare, tra gli esempi di contatti col mondo e geocretese, io ricordo sempre non solo i modellini su cui Dario ha scritto tantissimo, ma poi i tre cestini che vengono da una delle tombe di Polizello, e quei sono tre unici e rari esemplari, non ce ne sono altri, ne abbiamo al momento, allo stato attuale delle conoscenze, trovato confronti simili, a meno che qualcuno oggi non li possa presentare, ma io non li conosco, e anche quelli sono di tradizione cretese. Certamente vengono realizzati in un momento in cui già Gela era stata fondata, si era avviato quel processo espansionistico all'interno della Sicilia, ma come mai solo in quest'area avvengono determinati fenomeni? Perché avvengono e si formano su un sostrato culturale che era già stato formato da questi contatti con la gente geocretese. Allora io non mi soffermo più su queste considerazioni, domani appunto anche nella mia relazione le riprenderò e passo la parola a Stefano Vassallo e a Massimo Cultraro che ci tratteranno su un tema etico e geo-orientale della ceramica indigena della Sicilia dell'età del ferro, vecchie e nuove questioni, complimentandomi ancora con il professore Palermo per la sua splendida relazione.
intervento, ringrazio la nostra amica da tempo, Santa Maria di Calamonica, per avermi invitato a partecipare in questa occasione di rivedere un tempo che da tempo coltiviamo. Si è parlato tanto di amore, di ricordi personali, credo che per molti di noi la ceramica, indigena abbiamo subito uno dei primi amori archeologici. Alcuni hanno avuto sicuramente la possibilità di coltivarla nel tempo, da 40 anni di lavoro, ad esempio, di Dario a Polizia, mi hanno dato la possibilità di essere accolta. Altri, come me, l'avranno in sovrintendenza, effettivamente si è frazionato un po' l'interesse, pur tornandoci quando ve ne fosse l'occasione. Questa è un'occasione straordinaria, basta entrare in questa sala per queste vetrine, sono straordinarie perché danno l'idea di quella che è la ricchezza non solo della ceramica indigena, ma del mondo veramente indigeno. Questi vasi che chi con me ha cominciato a trovare in frammenti, in cocci, in siti archeologici, nella loro realtà ricostruiti, è veramente un fatto che riaccende la passione. E così anche io ho dato il mio contributo personale. E passo invece più al tecnico del nostro intervento. È stato scritto in ogni caso con passione. La ceramica indigena siciliana di età protostorica e arcaica costituisce ancora nel più ampio panorama degli studi sulla Sicilia antica un tema assai complesso e per tanti aspetti disorganico. Mi riferisco soprattutto alle problematiche connesse ai centri di produzione, alla cronologia, alla diffusione in aree coerenti e soprattutto alla relazione tra tipi e classi di materiali a prima vista apparentati, ma di cui non è facile tracciare la genesi e l'evoluzione nelle diverse aree di riferimento. Di fronte a un quadro per tanti aspetti ancora scoraggiante, va anche detto che negli ultimi 20 anni diversi pregevoli lavori a carattere generale e tra i tanti ricordi lavori di Francesca Spadaforo sulla ceramica indigena della Sicilia centro-occidentale di Caterina Trombi stanno concorrendo a gettare le basi per una classificazione indispensabile a fissare le problematiche metodologiche per poter sviluppare una conoscenza più attenta ed approfondita di queste produzioni, che spesso costituiscono, e si guardi bene, la più importante, se non l'unica, chiave di lettura per la comprensione storica degli insediamenti indigeni, soprattutto nell'area della Sicilia centrale ed occidentale. È infatti grande il numero di siti localizzati negli ultimi decenni grazie all'intensa attività di scavo o di ricognizione sul terreno, ma per i quali mancano parametri chiari di riferimento legati alla cultura materiale che possano consentirci di approfondire la loro conoscenza storica e l'inquadramento culturale. La difficoltà a dare sistematicità agli studi sulle produzioni indigene, note fino a pochi anni fa da rinvenimenti in ambiti geograficamente distanti, e ben riflessa nell'ormai desueta e impropria terminologia che per tanti decenni ha caratterizzato queste classi ceramiche, definite sulla base dell'area di rinvenimento in vario modo, elma, tipo Sant'Angelo Muxaro, ceramiche di Polizello, eccetera. Termini utili per un loro primo inquadramento, ma ingeneranti confusione allorché sono serviti per definizioni culturali di fondo. Pertanto, allo stato attuale, riteniamo che sia fondamentale per giungere ad una classificazione più precisa della ceramica indigena condurre analisi puntuali sulle singole classi, sugli impasti, sui motivi decorativi, sulle aree di diffusione. E ricordo ad esempio come in questa direzione sono stati importanti e utili i lavori di Virginia Fatto sulla ceramica di Sant'Angelo Muxaro o di Caterina Digano sulle porchette di San Lucina, lavori veramente ben impostati e utilissimi. Il nostro intervento vuole offrire un contributo ad uno studio di una particolare forma, la scodella a fondo convesso, le cui caratteristiche formali e decorative sono piuttosto peculiari e quindi facilmente identificabili ed isolabili nell'ampio contesto delle forme aperte della ceramica indigena. Essa si presta bene quindi come modello di studio. Di questo vaso, dopo aver descritto l'aspetto formale, la cronologia e la diffusione sul territorio siciliano, Massimo Cutraro proporrà possibili riferimenti già segnalati da Dario Palermo e Vincenzo La Rosa a contesti estranei alla Sicilia nell'isola di Creta. Un confronto che vuole essere soltanto una proposta per cominciare ad isolare motivi e suggestioni esterne che possono avere contribuito, come ne ha parlato sia Dario che Rosario poco fa, anch'essi alla formazione e allo sviluppo nel territorio dell'isola delle produzioni indigene. Fin da quando negli anni 50 del secolo scorso Dino Adamestiano rinvenne il primo esemplare di questa forma,
nella mia conoscenza, a Butera, nella sepoltura 172 della necropoli Piero della Fiera, essa è stata chiamata con vari con nomi diversi: piatta lungo, scudetto, coperchio, clipio, scudo miniaturistico, semplice amica scodella. Per quanto ci riguarda, considerando che ce ne sfugge ancora la precisa funzione, preferiamo definire la scodella a fondo convesso, un termine generico che si limita a definirne la forma. Dopo il rinvenimento di Butera, analoghe scodelle vennero scoperte in altri siti della Sicilia centrale e centro-occidentale, Monte Saraceno, Agrigento, Caltabellotta, Sant'Angelo Muxaro, Casteltermini, Maranfusa e Marineo, con un'interessante distribuzione di cui parleremo più avanti, ed infine sulla costa settentrionale tirrenica a Limera. La scodella presenta una vasca con fondo convesso e carenatura più o meno accentuata. La larga testa è estroflessa, in taluni casi pressoché orizzontale, in altri obliqua e termina con breve orlo piatto orizzontale. Sul bordo è presente una coppia di piccoli fori, chiaramente destinata alla sospensione del vaso. In un solo caso, però non sarebbe la fotografia, ci sarebbe anche una piccola presonanza, è un esempio di un frammento di Sant'Angelo Muxaro. La decorazione, riservata esclusivamente alla parte esterna, è di tipo misto, impresso inciso e dipinto. I motivi, linee, tremoli, tacche, rientrano nel più classico repertorio della ceramica indigena, combinati in varie soluzioni decorative e abbelliti in effetti cromatici resi con colore rosso e nero, perlomeno negli esemplari dove è possibile leggerla. Segnalo per brevità alcuni temi ricorrenti, come gruppi di linee sotto il bordo o i campi triangolari sulla vasca, definiti da linee e campiti da tremoli. Interessante per i collegamenti con il mondo cretese, che ne parlerà Massimo Cuttraro, è la presenza sulla vasca di una croce costituita da due fasce delimitate da linee riempite con tacche, attestate nella scodella del Vinalto di Butera e dalla Montagnola di Marineo. A questo tipo ben connotato dalle caratteristiche formaliste va decisamente collegata una variante attestata a Sant'Angelo Muxaro, in area di abitato, forse da un contesto con destinazione votiva, la presentata da Palermo, e a Limera, negli strati più antichi della città, databili tra la seconda metà del VII e gli inizi del VI secolo a.C. Tale variante si differenzia soltanto per il fondo, a piccola base piana anziché convessa, mentre per il resto è forte l'analogia sia riguardo alla forma, allo sviluppo della vasca, dell'orlo, sia riguardo alla decorazione, a tecnica mista, come è più evidente nell'esemplare di Imera, impressa incisa e dipinta. In questo caso, ma anche negli esemplari sulle veste di Sant'Angelo Muxaro, reca un motivo a stella con raggi campiti da tremoli e cerchietti sotto il bordo, arricchito da colore rosso scuro di cui si conservano poche tracce. L'uniformità tipologica di tutte le scodelle prese in considerazione è suggerita, oltre che dalle caratteristiche formali e decorative di cui si è detto, anche dalle dimensioni. In tutti i vasi in cui è ricostruibile il diametro, esso si aggira intorno ai 18-19 cm, tranne tre casi in Casteltermini, che sono 3-9-12 cm più piccole. Tornando alle scodelle a fondo complesso dal punto di vista cronologico, i pochi dati certi indicano una datazione compresa tra VIII fino all'VIII, VII secolo a.C., quello di Butera, e il VI secolo a.C., nell'Agrigento della necropoli di Monte Rusa. Pertanto è probabile che il periodo in cui la produzione e la circolazione di questi scudetti ebbe maggiore intensità si possa fissare nel VII secolo a.C., secolo cui si riferiscono peraltro la serie di scodelli di Sant'Angelo Muxaro, trovata in associazione, se ricordo bene, con uccelle di produzione coloniale che dal punto di vista cronologico sembra le uccelle nel contesto abbastanza affidabile. Del tutto aperto resta il problema della funzione di questa scodella e sostanzialmente se essa vada considerata come vaso impiegato, ad esempio in usi domestici e quindi, come suggerito per gli esemplari di Monte Maranfuso da Francesca Spadafora, una ceramica da mensa utilizzata per attingere forse per bere liquidi, ovvero per altre funzioni particolari suggerite dalla presenza dei fogli e dal fatto che la parte interna non è decorata, come ha proposto per le scodelle trovate in contrada San Filippo, cioè Casteltermini, in Domenica Ulrich, che ha pensato a bruciare i fumi. Poco utile per comprendere la funzione delle scodelle sono i contesti di rinvenimento.
Se infatti nel caso di Butera la sorella si trova in tomba, quindi come anche ad Agrigento, in contesto funerario, in altri casi provengono da abitato, come sulla montagnola di Melneo e soprattutto a Maranfusa, dove gli esemplari trovati hanno una precisa collocazione topografica e stratigrafica nell'abitato arcaico indigeno e dove costituivano parte del corredo abituale delle case. Da livelli di case datati tra la seconda metà del VII e l'inizio del secolo successivo proviene la scodella di Mera, benché il particolare ambito legato alla colonia greca, quindi un contesto del tutto diverso, potrebbe comportare anche diverse interpretazioni. Diverso poi il caso delle scodelle rinvenute incontrate a San Filippo, in contesto che sembrerebbe da inserire uno spazio sacro di matrice indigena ancora non facile da decifrare, come anche a Sant'Angelo Luzzano, dove sembrerebbe il contesto del rinvenimento si inserisca in una sfera con funzioni sacre o religiose. Una forma, quindi, destinata nel mondo indigeno a contesti e forse anche a funzioni diverse, certamente impiegata nelle pratiche domestiche, ma riservata anche ai corredi funerari e presente anche spazi legati alla sfera religiosa, con finalità, come detto prima, ancora poco chiare, considerate peraltro anche le scarsissime conoscenze di cui disponiamo sui rituali, sulle cerimonie della sfera religiosa sicana. Riguardo al quadro distributivo, esso investe un territorio molto ampio, partendo da Butera, dove è presente l'esemplare che al momento sembrerebbe il più antico, abbiamo una significativa presenza lungo la fascia meridionale dell'isola, verso occidente, dove lo troviamo a Monte Saraceno, ad Agrigento, a Caltabellotta, qualche anno fa, mentre nell'area centrale sono attestate a Sant'Angelo Uxaro e nella vicina zona di Casteltermini, per quanto riguarda la media vallata del Plateni, e ancora più ovest nella media valle del fiume Belice, destro a Maranfusa. Infine, ancora isolato ma molto significativo, il rinvenimento dell'area nell'area dell'abitato indigeno della montagnola di Marineo. Un sito identificato da qualche anno da Francesca Spadafora con Machella, posto lungo la vallata dell'Eleuterio, a diretto contatto con la costa tirrenica e quindi un versante dell'isola molto distante dalla costa meridionale, dove al momento sembrano più fitti i luoghi di rinvenimento. E qui bisogna ripensare a capire capire il significato, quasi si parla di una concentrazione della ceramica nell'area interna dell'isola, è vero, però il problema è che i siti indigeni delle coste probabilmente hanno subito precocemente delle trasformazioni, per cui questa fase è fondamentale del ferro di cui parliamo oggi, è poco conosciuta, io credo che ci siano siti molto importanti, penso a Villa Premi in particolare, un sito tra i Meri e Termini Merese, che da quello che conosciamo delle fortificazioni ciclopiche sono stati siti forti, importanti, come Pulizzello, Mutandis, per restare nel centro meridionale. Estremamente interessante, infine, la scodella trovata nell'abitato di Mera, che denota gli scambi tra questa colonia e i centri indigeni dell'area sicana. Guardando questo quadro distributivo, appare chiaro che le testimonianze di scodelle a fondo convesso appaiono ancora piuttosto scarne. Tuttavia, considerata l'ampiezza dell'area in cui esse sono attestate, lungo la diagonale sud-est, Butera, nord-ovest, montagnola di Marineo, questa povertà di dati sembra che si possa attribuire ad un carente livello di ricerca nei centri indigeni e in ogni caso ad una sensibilità ancora molto scarsa da parte degli studiosi per lo studio dei materiali indigeni. Certamente devono essere molto più diffuse di quanto il quadro distributivo oggi proposto possa fare credere. E ricordo ad esempio come nello stesso Colle Maddore, nell'altra vallata del Platani, la loro presenza è molto probabile dal momento che a questa forma vanno ricondotti alcuni frammenti di ordine, di scodelle, a decorazioni di presa incisa, da cui la curiosità non consente un'attribuzione certa. Pertanto ci sembra sostenibile che questa forma, anche se non costituisce uno dei tipi più presenti e frequenti nel repertorio della ceramica decorata del mondo indigeno, aggiungerei sicano, rappresentò comunque un vaso familiare e radicato nel patrimonio degli oggetti di uso comune. Una forma modesta che costituisce però un importante segnale dell'uniformità culturale della sfera indigena sicana della Sicilia centrale e centro-occidentale alla vigilia e nei primi tempi della colonizzazione greca. Un mondo caratterizzato da elementi di cultura
cultura materiale per tanti aspetti omogenei, ispirati da analoghe suggestioni e in qualche modo legati ad un patrimonio comune ancora fortemente presente e peculiare nel VII, nel VI secolo a.C., ma che dopo la metà del VI secolo a.C., sotto l'influenza culturale e politica greca sempre più forte, abbiamo visto cosa accade a quel secolo, ci hanno detto alla metà del VI, questo mondo si andrà progressivamente disgregando e frazionando con profondissime trasformazioni e con la perdita di quelle connotazioni culturali che lo avevano caratterizzato. In questo senso appare emblematica la presenza, seppure sporadica, di ceramiche indigene nei contesti coloniali, che nel caso di Mera appare chiaramente attestata in tutte le aree della colonia, abitato, necropoli e aree sacra, a seconda metà VII e inizi VI. Una presenza di cui la stradella che vi ho mostrato appare come timido, ma allo stesso tempo significativa testimonianza. Però ricordo anche altri contesti greci, arcaici, coloniali, dove si vanno intensificando negli ultimi anni le scoperte, le significazioni di materiali indigeni, se il mondo è Agrigento, c'è un articolo di Gabriel che fa proposito molto recente. E vorrei terminare questa prima parte riferendomi ad un dato che mi pare significativo, anche se al momento soltanto come elemento di stimolo per l'analisi di questi materiali, ecco, un elemento relativamente al quadro della distribuzione di queste scodelle, attestate su un'area molto vasta, ad est Butera, ad ovest Montagnola di Marineo, luoghi che in qualche modo coincidono anche con gli estremi geografici di riferimento dei siti definiti sicani nelle fonti antiche. Onfache, l'esatta pronuncia, forse Butera, identificata come Butera dalla Mestana, o in ogni caso certamente nell'area Genoa, a sud-est è di Icara, sulla costa tirrenica ad ovest di Palermo, probabilmente nella zona di Carini, non molto distante da Marineo. Una coincidenza probabilmente soltanto casuale, ma che come detto offre un simbolico collegamento tra cultura materiale indigena e luoghi storici. Detto questo, passo la parola a Massimo. Come è noto, nell'ultimo ventennio si è prodotta una rilevante bibliografia su un problema di particolare interesse legato strettamente alle produzioni indigene della Sicilia, cioè quello di un'eventuale matrice allogena per alcune forme vascolari. I problemi legati a questo tipo di approccio sono molteplici e vanno da quelli propriamente storici, perché più volte si è ricordato come elementi di questo tipo arrivino prima della deduzione delle colonie greche, così come indicate nella sequenza cronologica della Tucididea, a problemi invece di natura più mitografica, letteraria, il problema della presenza cretese di Minosse, Cocalo, quindi in un'area anche territorialmente ben definita. Non è questa certamente la sede per riprendere in toto l'intera problematica. Da archeologo sposto direttamente il punto di osservazione in una prospettiva più tassonomica, tipologica, legata al discorso dello sviluppo di una specifica forma ceramica e in ultima analisi al suo significato. Significato che non è solo quello legato alla funzione pratica, ma anche a quel complesso di valori, valenze simboliche e ideologiche di cui spesso determinate forme ceramiche sono rivestite. E Dario Palermo menzionava poc'anzi il suo 40° anniversario di così frequentazione di Polizello, e il discorso mio parte da Dario Palermo, ma 30 anni fa, quando nel pubblicare il materiale dallo scavo sul castello di Sant'Angelo Muxaro, probabilmente riferibile all'abitato alla quale è collegata l'importante necropoli che tutti noi conosciamo, in quell'occasione Dario Palermo aveva con buone argomentazioni intuito e sostenuto che una forma ceramica largamente diffusa nel contesto indigeno dell'area del Platani, quella che ha appena illustrato Stefano Bassallo,
potesse rivelare una vaga ascendenza di tipo cretese. E devo riconoscere che si deve proprio a Dario Palermo l'aver spostato proprio 30 anni fa, nell'ambito di quelle problematiche a cui accennavo prima, e il focus d'attenzione da una vaga matrice egeo-levantina a cui spesso tutti si ispiravano. E i punti di riferimento all'interno di questo contesto erano da un lato la posizione di De Miro, che addirittura parlava di un ecco, l'avevo anche segnato, ecco, parlava di un gusto estetico permanente nel, nel spiegare certe possibili ascendenze dalla regia, dall'altro invece una presunta matrice egeo-micenea non sufficiente definita né dal punto di vista cronologico né territoriale. Si deve a Dario Palermo, proprio 30 anni fa, aver individuato in Creta uno dei possibili, una delle possibili aree di trasmissione di alcuni elementi che ora prendiamo in esame. Non potendo ovviamente per ragioni di tempo affrontare in blocco l'intero problema delle, della trasmissione di elementi di tipo egeo-insulare, cretesi nella fattispecie nell'ambito della produzione ceramica, ho preferito concentrare la, la mia comunicazione su questa forma che ancora oggi, come diceva prima Stefano Massallo, presenta numerose zone d'ombra. L'intuizione di Dario Palermo spingeva lo studioso a sostenere una possibile filiazione di tipo morfologico tra queste coppe a vasca fonda o coppette, come ho visto c'è una terminologia molto variata e non definita da una parte, e una specifica tipologia largamente diffusa a Creta. E lo studioso citava, per la bibliografia di cui disponeva al momento, i celebri esemplari dalla necropoli Cnossia di Fortezza, datati a un contesto del proto geometrico di Locarno. Dopo 30 anni, lo stato di avanzamento della ricerca sul geometrico orientalizzante cretese, soprattutto l'edizione mirabile da parte dell'equipe britannica di Catering e Nicholas Coldstream del North Cemetery di Cnosso, offre nuovi dati e spunti di riflessione. E credo che valga la pena riprendere il problema partendo proprio da questa intuizione che oltre 30 anni fa Dario Palermo aveva, devo dire, con buone argomentazioni sostenute. Quella che vedete è una rappresentazione di una serie di oggetti assai intriganti. Premetto che nonostante lo sviluppo degli studi sulla ceramica cretese, non solo Cnossia ma in generale tutta l'isola e i rapporti con altre aree abbia fatto passi da gigante, su questa specifica categoria ancora oggi ci sono pochi studi analitici. Proprio perché rappresenta un vero e proprio puzzle, direbbero gli inglesi, una forma intrigante, complessa nella sua funzione e anche nella sua definizione. E lo si vede anche nel modo, nella terminologia che gli stessi inglesi usano. Gli inglesi in genere sono molto rigorosi nella terminologia in materia archeologica, danno una definizione che viene poi eseguita. In questo caso l'ambiguità della forma suggerisce agli studiosi inglesi un doppio significato, questo di don't lead oppure should like lead, e come vedete nella seconda accezione c'è già un'indicazione che potrebbe essere legata alla funzione stessa del vaso. Perché coperchi? Per una semplice ragione, perché sono stati trovati in alcuni casi come elemento di sigillatura di cinerarie all'interno della necropoli di Cnosso. Ma come vedremo, questa non è solo l'unica e precipua funzione di questi manufatti.
possiamo, grazie alla mirabile edizione degli scavi più nostri, stabilire una sequenza di sviluppo tipologico della forma che ci aiuterà, vedremo, a comprendere anche lo sviluppo tipologico dei tipi siciliani. Esistono tre tipi. Il tipo più antico è quello che vedete rappresentato nell'immagine da una serie di esemplari provenienti dalle tombe più antiche, che in termini di cronologia calibrata si collocano in una fase transizionale tra l'antico geometrico e il medio geometrico 1, cioè intorno, diremo, al secondo quarto dell'ottavo secolo avanti Cristo. Il richiamo al mondo siciliano è offerto da due scodelle che abbiamo visto prima nella presentazione di Stefano Massallo, provenienti dal sito di Maranfusa. Come vedete, i due esemplari di Maranfusa hanno una straordinaria somiglianza con i coperchi gnossi nelle dimensioni, nel curioso rigonfiamento che sta alla base della vasca, e il terzo elemento è la presenza di quegli elementi che vediamo per esempio nelle scodelle di Maranfusa, cioè questi motivi a tremo che in qualche maniera sembrano indicare ricordare il motivo decorativo presente sulle forme gnossie. Ma come vedremo, questo non è l'unico possibile elemento di confronto. La somiglianza è forte, le analogie sono stringenti, ma non è l'unica pista da seguire. Lo vedremo dopo qual è una seconda possibile lettura per interpretare queste forme. La seconda tipologia è quella legata al medio geometrico avanzato del contesto gnossio. La forma cambia completamente. C'è una maggiore profondità della vasca e scompare l'ansa che caratterizzava il tipo più antico, e c'è un altro elemento di grande interesse. Compaiono una serie di fori, una coppia di fori proprio sul luogo, ed è uno degli elementi ricorrenti nei tipi siciliani. Nell'ultimo tipo, quello legato al tardo geometrico cretese e a tutta la fase dell'orientalizzante, vediamo oramai la standardizzazione del tipo, con la vasca profonda, la cavotta ben accentuata e la presenza di questi fori. Da questo momento in poi il tipo è oramai canonico e rimane in uso, diciamo, sino a buona parte del primo periodo orientalizzante. Se spostiamo la nostra indagine all'ambiente siciliano, possiamo cominciare a tracciare una prima ipotesi di confronti. I tipi siciliani sarebbero quelli più vicini alle forme, escluso ovviamente i tipi da Maranfusa, ai tipi del canonici, che vanno quindi tra il geometrico medio 2 e il tardo geometrico cretese. In altre parole, dalla seconda metà dell'ottavo secolo in poi fino alla prima metà del settimo. La somiglianza è offerta non solo dalla forma a cavotta, ma dalla presenza dei due fori simmetrici paralleli che troviamo in corrispondenza del labbro. Il labbro stesso del tipo attesa è uno degli elementi ricorrenti nelle forme siciliane, e se vogliamo la nostra indagine può essere anche estesa alla convergenza che abbiamo nella serie di motivi decorativi. Il sistema quadripartito della croce, come si vede bene nello splendido esemplare dalla tomba 172 di Butera, e che ritroviamo in alcuni esemplari gnossi e dalla Creta orientale, e volendo, mutatis mutandis, anche nell'estensione dei motivi a cerchiello, che in qualche maniera ricordano quelli che noi abbiamo nell'esemplare da Imera. C'è una differenza tuttavia da tenere presente. I tipi siciliani sono decorati con la tecnica dell'incisione e dell'impressione. I tipi cretesi invece, molto standardizzati,
rientrano nella tecnica che è nota della pittura white on dark, bianco su nero, rientrando all'interno di una precisa produzione di vasellame mezza che caratterizza certe classi ceramiche diffuse in determinati ambiti del geometrico cretese. Ancora vedete il confronto che citavo prima tra la presenza molto singolare di questa sequenza di puntini, di cerchi concentrici nell'esemplare merese e i possibili richiami al mondo cretese, dove veramente il motivo circolare ha un'ampia popolarità. Definita la tipologia, cominciamo a interrogarci sulla funzione, partendo sempre dall'ambiente cretese, che è quello che offre maggiori elementi di discussione. Nella prima edizione della Necropoli di Fortezza, l'editore aveva notato la perfetta relazione tra questo elemento e il cinerario, quindi questi coperchi in fondo rappresentavano e funzionavano come elemento di chiusura di un cinerario, qualcosa di simile alle capedungole del mondo italico che avevano la funzione non solo di vaso votorio ma anche di elemento che sigillava in contesto funerario il cinerario stesso. Nella fase canonica, cioè quella che va dal geometrico medio al tardo fino all'orientalizzante, quando cioè si assiste al cambiamento della forma, non c'è più nessun rapporto funzionale tra cinerario e vaso. È come se, scrive Coldstream, la forma avesse cambiato non solo la sua funzione, ma anche il suo complesso di significati. La presenza dei due fori sull'orlo indica che il vaso veniva in qualche maniera sospeso, era un vaso appeso, e lo dimostra anche il fatto che la decorazione disposta all'esterno in questa particolare posizione verticale dell'oggetto era ben messa a vista. Ma qual è allora il significato? L'estensione delle indagini inglesi a un osso ha suggerito di individuare tre importanti contesti di rinvenimento: la necropoli di cui abbiamo già parlato, l'abitato, questo è un dato di grande interesse fino adesso sottovalutato e sottostimato dalla letteratura archeologica. Cito per esempio la casa al di sopra di un celebre edificio di epoca tardo minoica, che è l'Unexplored Mansion a sud-ovest del Palazzo di Cremosso, ha restituito forse il deposito più significativo di coperchi tipo scudo di questo genere. E il terzo contesto di grande interesse è la presenza a Cremosso nel santuario di Demetra, che viene costruito proprio sui resti del Palazzo di Minosse dell'antica età del bronzo, di un deposito con un deposito votivo all'interno del quale sono stati segnalati scudetti di questo tipo. E infine l'altro grande e importante deposito è la corona di Cortina, che rappresenta l'ultima fase di produzione e circolazione di questi oggetti, che vedremo più avanti in un'immagine. La prima impressione, e che si ricava anche dalla terminologia usata dagli studiosi inglesi, è che ci possa essere una relazione con gli scudi in bronzo. Brooke, nell'edizione del Sito di Fortezza, aveva più volte insistito su questo aspetto, pensando addirittura che questi oggetti da capeduncole, elementi di chiusura del cinerario, quindi da coperchi, si trasformassero in riproduzioni di veri e propri clipping votivi. E mi pare che il contesto dell'acropoli di Gortina, da cui vediamo questi esemplari, e su quello che citavo prima, il santuario di Demeter all'interno del palazzo di Cnosso, siamo in un contesto tardo geometrico orientalizzante fino alle fasi dell'arcaismo, sembrano confermare questa lettura. Il
problema è assai complesso, non è questa la sede per affrontarlo, perché tiene, implica anche un problema ancora più importante, cioè la correlazione, qualora accettassimo l'ipotesi che fossero riproduzioni scudi, del rapporto tra questi oggetti e la simbologia legata alla decorazione, che potrebbe per esempio riprodurre vere e proprie l'episema dello scudo stesso, cioè quindi attraverso una serie di linguaggi figurativi che, come nello scudo, così nello scudetto e nella terracotta, servivano a rappresentare e auto-identificare il portatore d'armi. Quello che mi interessa e mi preme sottolineare in questa serie è che si tratta di oggetti che, come quelli siciliani, hanno una complessa polisemia di non facile lettura, che può essere tuttavia letta in rapporto ai singoli contesti archeologici di riferimento. Ritorniamo per un attimo al problema della tipologia per capire meglio la funzione. Poc'anzi avevo proposto l'esempio dei coperchi dalla tomba N di Cnosso e il confronto con le due tazze da Marafusa. Se riportate la prima immagine, nella prima le due capedugole, le due coppe erano rovesciate, adesso le presento così come l'editore Francesca Spadafora le interpreta, cioè come coppe per la distribuzione, che accennava prima Stefano Bassallo, di forse sostanze liquide. Io preferirei sostanze solide, perché la forte estensione dell'albero attesa difficilmente si presta a una distribuzione di sostanze liquide, mentre invece risulta meglio congrua con la conservazione e distribuzione di sostanze solide. Ma allora, se ha ragione l'editrice delle due tazze, che possano essere messe in rapporto con una funzione pratica di contenitori per il cibo, credo che l'altra via da seguire sia proprio quella delle coppe di tipo fenicio. Nell'ampio panorama della tradizione fenicia trovo di grande interesse una tipologia poco nota al grande pubblico, ma studiata da Schubert sulla rivista di scienze di studi fenici del 1976, è legata a un contesto ben preciso, cioè quella del Portogallo atlantico e del Portogallo meridionale, quindi insomma in una zona che in qualche maniera rientra all'interno dei contatti tra il mondo levantino fenicio da una parte e la Sicilia e Sardegna dall'altra. Come vedete, anche in questo caso abbiamo il classico ricompiamento che troviamo negli esemplari cnossi, la forte estensione della vasca, e manca in questo caso l'albero attesa, che invece caratterizza gli elementi cnossi e siciliani. Ma il mondo iberico deve essere tenuto in considerazione per la circolazione di un altro tipo, anche questo in contesti punici, fenicio-punici ben datati. Siamo nell'Estremadura, quindi una zona confinante col Portogallo, dalla necropoli di Badajoz proviene, pubblicato anche tra l'altro in anni recenti da Gomez, questo clipeo con decorazione dipinta, che forse è quello più vicino, ancor più degli esemplari siciliani, ai tipi cretesi. L'unico richiamo alla Sicilia è col motivo a stella, che troviamo, come avete visto prima, proprio nell'esemplare di Imena. Allora, se vogliamo tracciare un primo quadro conclusivo, cosa verrebbe fuori? Le coppe a scudo di tipo cretese sarebbero una sorta di interfaccia nel quale confluiscono, da un lato, elementi di tradizione levantina e cipriota, i piatti che poi troviamo nella classe della Red Slip Fenicia, ampiamente diffusa in Sicilia,
da una parte, e dall'altra l'adattamento cretese, a partire soprattutto dalle fasi avanzate del geometrico, di questa forma originariamente presa in prestito dal mondo cipriota e rivestita di tutta una serie di significati che poi nelle fasi recenti del geometrico cretese leggiamo nella chiave della votiva, cioè di riproduzione occultuale, di riproduzione di cliri, ovviamente legati all'importanza che l'armamento oplitico stava acquisendo nella Creta delle fasi avanzate dell'età del ferro. Tuttavia, la pista orientale levantina che ho appena introdotto, come elemento provocatorio, ritengo che debba essere approfondita, e una possibile chiave di lettura per il significato di questi oggetti ci è fornito da un contesto che esula dall'area territoriale di distribuzione delle coppette, ed è Messina, da cui proviene, proprio dall'isolato di Via La Farina, da uno dei pozzi votivi, questo piatto che è un ibrido tra la forma del piatto Red Slip Fenicio, il coperchietto scodella di tipo cretese, e in più, come vedete, ha i due fori, indicando che l'oggetto era anche in questo caso un oggetto pensile. L'editore del complesso, Giovanna Bacci, richiama un interessante studio di Buchner, nel quale si vede che anche a Pitecusa, e quindi altro ambiente omologo a quello di Zangle, ambiente euponico, esiste la tendenza a forare i piatti da portata, che venivano esposti all'interno dell'abitazione in posizione pensile. Quindi l'uso dei due fori, giustamente ricorda Buchner, sarebbe strettamente legato al mondo euboico cretese, e il mondo siciliano l'avrebbe preso in prestito proprio attraverso gli apporti, quindi già con la fase coloniale. Che si tratti di oggetti di carattere votivo mi pare brillantemente confermato da quando, proprio 30 anni addietro, e così si chiude il cerchio, la parabola da cui siamo partiti, Dario Palermo, nel presentare questo interessante, intrigante deposito dal castello di Sant'Angelo Luxardo, dal punto chiamato Colle di Fico, dove ha rinvenuto un deposito votivo costituito da due classi di manufatti: piatti o riproduzioni di scudi del tipo che abbiamo visto, e vorrei segnalare in questo contesto due pezzi di grande interesse. Uno è questo clipeo con ansa che ricorda proprio quelli, i tipi più antichi cretesi, e questo frammento con cerchi concentrici che a me, vedendo così, se lo puoi vedere, ricorda piuttosto una riproduzione di piatto in red slip fenicio. Ed è proprio il contesto, e la seconda categoria che invece troviamo nel deposito sono delle brocchette di piccole dimensioni. Quindi mi pare che il carattere votivo non può essere messo in dubbio. Allora, per chiudere il discorso da cui siamo partiti, si tratta, come aveva già sostenuto Dario Palermo, di una forma di chiara imitazione cretese. Il problema è quello di stabilire quanto questa sia arrivata. Stando alle cronologie e ai confronti che ho proposto, la forma rientrerebbe nell'ambito di quelle forme e di quegli elementi che influiscono nella formazione delle culture indigene, ma che precedono di qualche anno, di qualche secolo, in questo caso sarebbe il caso di dire, la fondazione di Creta. Quindi siamo ancora nell'ambito di quelle grandi vie di fenomeni culturali che arrivano da Cipro, dall'Oriente, che investono Creta e che probabilmente attraverso questi anonimi prospectus commerciali levantini toccano le coste della Sicilia meridionale, e col contatto con la realtà indigena abbiamo l'assimilazione di una forma che raggiunge, come ha dimostrato prima Stefano Massaro, una popolarità mai vista. È singolare la convergenza nei motivi decorativi, nella forma, ma direi anche nella medesima destinazione a
in ambito cretese e siciliano come un oggetto votivo. Si tratta solo di un lavoro preliminare, ancora in luce, ma credo che ci siano tutta una serie di elementi che meriterebbero di essere approfonditi e discussi con maggiori informazioni e dati ancora oggi da analizzare. Grazie. Del vostro brillante contributo, volevo fare alcune precisazioni. Intanto mai avrei pensato di dire che solo la Sicilia, nella Sicilia centrale c'è questa originalità, questa vitalità di motivi, forme, repertori iconografici, vero, anche nei centri prossimi alla nostra, Stefano, però vorrei ricordare che questi centri vanno morendo molto prima che quelli dell'area interna. Vedi l'esempio di Dessueri, il quale ho avuto la fortuna di scavare, e Dessueri, che a soli 12 km di distanza da Gela, tanto che io l'ho identificata poco fa, per me è superabile l'identificazione di Butera, ti spiego perché. Questi centri finiscono all'inizio del VII secolo, quando si irradia questo fenomeno di penetrazione da parte dei rodio-cretesi che cercano di occupare i territori. E Dessueri, per esempio, finisce di vivere, mentre Butera continua a vivere oltre sesto, quinto, soprattutto nell'età ellenistica. Nell'area centrale della Sicilia invece questi centri, naturalmente forse perché sono un po' più arretrati, sono più conservatori, e cose, la vitalità, l'originalità, la rielaborazione di motivi e schemi mi pare che permane per molto più tempo. Domani vedrete l'esempio di Castellaggi, dove forme ceramiche già sperimentate nel VII secolo e motivi decorativi figurati permangono ancora nella mia metà del secolo. Quindi questa area interna della Sicilia che è veramente molto più conservatrice. E l'altra cosa che volevo dire è il fatto di questi studenti liberi che sono presenti in una grande quantità anche nelle necropoli di Polizello, ma con una evoluzione di forme che ho avuto modo già di notare, e vi prometto ora di presentarvi un lavoro, spero che Dario Palermo mi voglia farlo con me, perché possiamo seguire anche nella loro evoluzione, da quella diciamo più antica con la lanzetta, a quella con i fori, a quella con la forma più a coppa, ne vedete domani l'esempio tra l'altro figurato, ma che è un'evoluzione proprio di un prototipo che aveva la funzione di proteggere, di chiudere, di sigillare qualche cosa. E a Polizello questa evoluzione si vede pienamente proprio nei tipi che sono presenti nelle necropoli. E quindi un'altra volta torna quest'area interna della Sicilia che secondo me è la parte più vitale, ma questo non significa che gli altri centri paracusa con le Madore, con le Brenne e altri non abbiano la loro vitalità, ma così vanno spremendo, stai con le Brenne quando finisce. Ci ha pensato una casa scavata, ma questo è stato attuale? Lo so, tu lei bisogna scavarci. Va bene, e allora non c'è l'altra relatrice? No, capiamo il dibattito così, prego. Se posso, certo. Veramente suggestive le indicazioni che ci sono venute dalla relazione di Stefano Vassallo e di Massimo Puntano. Io volevo segnalare in ambiente cartaginese, fenicio, che conosco ovviamente molto da lontano, però per averci scavato nella cartagine, ma ovviamente nella cartagine romana, ho avuto modo, grazie alla cortesia dei colleghi tunisini, di poter rivedere il materiale geometrico del Tofet di Cartagine, e l'ho proposto recentemente in un convegno in cui altri sono in corso di edizione, un convegno su
direi che il Fenici ti sia venuto recentemente presso l'Università della Calabria a Cosenza. Nella riedizione del materiale più antico, delle fasi più antiche del TOEFL, soprattutto sono due deposizioni che si datano fra la metà dell'ottavo e la seconda metà dell'ottavo, ci sono quelle splendide ceramiche e un corpo ciclabile, eccetera, eccetera, che ormai conosciamo e che riteniamo siano, almeno per mio conto, piuttosto che frutto di scambio proprio portato da genti greche che a Cartagine, nella Cartagine Fenicia, hanno coabitato in una sorta di colline e hanno fondato un santuario misto, insomma un santuario che si doveva servire un po' per tutti. Bene, in quei contesti ci sono dei piatti con olio attesa, di cui ovviamente io non mi sono occupato perché non sono assolutamente uno specialista, ma che sono per certi aspetti molto molto simili agli esemplari del Portogallo che ora ho visto e che mi sembra possano riecheggiare forme che poi hanno dato delle suggestioni anche alla ceramica indigena, anche alle coppe a scudo che voi avete presentato. Quindi mi sembra che questo momento, questo innesto levantino cipriota possa veramente essere una bella matrice, forse spalmata su più sponde nel Mediterraneo, e quindi credo che veramente questo sia un momento e un punto da approfondire, avendo ovviamente a disposizione tante più contesti, più materiali. Questo purtroppo per alcune regioni più difficili, ad esempio per Cartagine il materiale delle Fenicie purtroppo non è né disponibile né edito, così come per altre regioni. Però queste revisioni credo che andrebbero incentivate, credo che andrebbero anche incentivate le collaborazioni con i colleghi, ad esempio tunisini o anche libici che si occupano di questi contesti. Grazie. Viene con una bellissima decorazione a piccheri, a olio ed ambra, che potrebbe essere aggiunta proprio a Polizello grazie all'apporto dei fiduci. Questa gente che navigava e contribuiva a diffondere forme, che poi venivano anche rielaborate, quindi se mi pare un'osservazione che ha fatto il professore molto certo. Ci mancherebbe altro. Nulla di speciale, siccome io poi domani sono voluto la parola a Polizello, ho detto niente di aggiungere qualche cosa. Volevo solo per completare il quadro che avete presentato voi dirvi che, non sapete ancora perché non sono stati pubblicati, che qualche frammento di questo tipo viene anche da questa aggiunge un elemento di non solo di una cosa da me, ma anche da e soprattutto è tempo della salvaguardia di Necropoli, da presentare quello che sono i contesti che con il tuo confermarci tutto quello che aveva detto anche con la chiusa di sabato deve essere esatto. Una cosa vorrei sì, dire, cioè, per quanto sia difficile fare discorsi storici su Montescano in questa fase, però sono suggestioni, il mondo interno, il mondo costiero, credo diciamo la stessa cosa. L'idea di fondo che trae di finale in questo disegno è che sino al VII secolo c'è un'omogeneità di crescita culturale del mondo indigeno, sicano, interno, esterno, soprattutto esterno. E secondo me c'è una frattura fondamentale. Gela da una parte, se non libera, determinano delle trasformazioni immediate. Mura pregne e Imera. Per cui alla metà del VII secolo subisce delle persone, probabilmente con un brutto termine, però si radicalizza una cultura all'interno della Sicilia, della Scania. Quindi diciamo è dal VII secolo, c'è questo spartiacque in cui la costa che
aveva portato queste trasformazioni, si viene endemizzando a problemi che capiamo di spiace, si vede in maniera più rapida l'interno, mantiene una sicurezza strutturale che archeologicamente è quella di Sinte, che è molto ricca, perché è una tradizione antica, però si va, cioè l'elemento vero che viene assorbito gradualmente, che siano i metalli, le decorazioni, la ceramica. Quindi questa connotazione che conosciamo da secoli, nel VI secolo, che è fortissima, che sulle coste probabilmente non c'è stata, perché i greci hanno cambiato le cose più rapidamente. Quindi diciamo che il problema di segnare uno sviluppo di acronimo su questi fenomeni per mancanza di anche la presenza di indigeni nelle colonie, abbiamo visto nel convento di Empoli, la presenza di indigeni che portavano, trasferivano con esperienze della ceramica, anche per realizzare oggetti che poi venivano portati a Gela e Emporio per poi essere trasferiti in miele, con il famoso recipiente che doveva contenere qualcosa di liquido, col beccuccio, e quindi anche la presenza di indigeni nelle aree coloniali, all'opera, insomma, gente che aveva partecipato alla società, alla formazione della società. Quindi sono dei mondi che ancora vanno visti nella loro pienezza e completezza. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego. L'atmosfera che si respira in questa magnifica sala, le due bacheche, si fanno presentire di come sarà bello e interessante il museo che speriamo venga. Ma non è questo il motivo per cui intervengo. Intervengo perché ho notato in questa bacheca un modellino fittile di una certa altezza tra i 25 e 30 cm e a destra un modellino contenuto in una coppa piccolo, quasi invisibile. Bisogna con attenzione guardare per capire che è un modellino. Per la varietà di questi modellini che il professore Dario ci ha fatto vedere, notiamo che c'è una diversità di forme. Ora, questa diversità di forme che va da quella più grande a quella più piccola, da quella con due porte d'ingresso, da quella con l'anello apicale per sostenerlo, obbedisce a un'evoluzione di questo processo, a delle nuove mode che si sono via via organizzate, con l'espressione semplicemente dei gruppi di gente, di popolo che hanno creduto in modo spontaneo e scienze calate. E ora che vengo alla domanda più specifica che vorrei rivolgere al professore Palermo. E certo, io mi sarei augurato qui una migliore esposizione di queste capanne fittili, di questi modellini, anche perché il museo di Caltanissetta non ne dispone a sufficienza. Io le vorrei chiedere, evidentemente la destinazione di queste ceramiche è quella sacra, indubbiamente. Quella sacra che si estrinseca solamente nei sacelli sacri oppure ha altre destinazioni, è preciso meglio quello che voglio dire. Si sono trovati simili modellini nelle capanne dove l'uomo abitava oppure si sono trovati quei modellini nelle grotte, cioè nelle dimore per i defunti. Ma per il resto sono mi limito solamente. Posso rispondere? No, la domanda che il signore pone e le domande che ci sono sono molto interessanti, sulle quali io non mi sono fermato per finalità, anche perché essendo già intervenuto in altri tempi su queste questioni non vorrei far dare l'impressione che mi vede, ho forse parlato anche troppo, però sono cose sulle quali naturalmente ho riflettuto. E la provenienza, mi pare di aver anche accennato, di queste modelli si chiamano è il duplice, da una parte dalle aree sacre, dal santuario, dall'altra dalla necropoli. Quindi evidentemente questi oggetti hanno una funzione che nel complessivo significato sacro era sia di carattere funerario, sia di carattere invece cultuale, praticamente
dei culti che si svolgevano nel santuario. Che cosa essi rappresentassero? Perché della differenza tipologica? Perché della differenza tipologica è difficile da capire, insomma, perché sappiamo che, ecco, io sappiamo che molti oggetti hanno, anche fra quelli che noi normalmente utilizziamo, hanno differenze tipologiche, pur avendo lo stesso uso e viene stesso lo stesso significato, anche perché ciò attiene anche in parte alla fantasia dell'artigiano che le realizza, non soltanto dall'uso, dall'utilizzo che le viene fatto. Però in questo caso io, appunto, quello che mi ha aiutato a capire la funzione, l'essenza di questi modelli è proprio per quanto l'ho fatto con quelli cretesi. Perché in quelli cretesi noi vediamo comparire, forse rapidamente si è vista un'immagine, vediamo spesso comparire l'immagine della divinità all'interno del soggetto. Quindi l'edificio circolare è in qualche misura la casa della divinità. La casa della divinità è, ma poi vi potete dire, ma quando è vuoto, perché? Cosa significa il sacerdo vuoto, il modellino di edificio vuoto? E lo stesso problema l'abbiamo anche a Creta, la stessa evidenza, no, del sacerdo vuoto. Perché? Perché si tratta di divinità, probabilmente di sesso femminile, che sono legate al ciclo della natura, così come poi lo saranno le grandi idee della Sicilia, del Medioevo. Sono quindi divinità la cui essenza è caratterizzata dalla comparsa e dalla ricomparsa, dalla scomparsa e dalla ricomparsa, perché come la natura scompaiono durante l'inverno e ricompaiono invece allorché rifiorisce, rinasce la natura in primavera. E è il gesto dell'alzare le braccia che caratterizza la dea Creta, è il gesto che gli studiosi chiamano epifanico, il gesto con cui la dea appare ai propri fedeli. Il modellino vuoto, la casa della divinità vuota, non è altro che espressione del momento nel quale la dea non è presente ai propri fedeli, è assente, ma nel contempo costituisce la premessa tangibile, l'icona della premessa della dea di ricomparire al spero di vedere. Perché è ovvio che la ricomparsa della dea è fondamentale per la vita dell'uomo, perché con la dea ricompare anche la natura, ricompaiono i frutti, ricompare tutto quello che serve alla vita dell'uomo. Quindi è per questo che al modellino, anche pur essendo privo dell'immagine della divinità, si conferiscono, così come credo, offerte. Perché esso è la surroga, è metaforicamente, la sostituisce simbolicamente nel momento in cui la dea non è presente agli occhi degli uomini, ma ne costituisce appunto l'icona tangibile della promessa di ricomparire. Spero di essere stato abbastanza. Volevo chiedere una cosa. Sì. Lei prima parlava della parte superiore, no? Che è il pomo, no? Però io ho letto, insomma, che è stato interpretato pure come opaio, no? Cioè l'imitazione della... È vero anche questo, è stato detto anche questo. Anzi, vi dirò che la prima volta che io presentai questi modellini in un convegno nel 1976 ci fu un grandissimo archeologo, dal quale io mi sono già dichiarato allievo e che rispetto profondamente, cioè Luigi Fernando Ferro, il quale mi disse: ma secondo me queste sono lampade come quelle che usavano i marinai nel porto di Genova, no? E io gli dissi: caro professore, io non sono d'accordo con lei per il fatto semplicissimo che essendoci l'apertura sopra, se ci fosse stata una fiammella dentro, chi che reggeva bruciava. È possibile che si tratti di un opaio, ma dall'altra parte anche questi edifici che noi abbiamo visto sulla coppia, dei quali non sappiamo, che tutto un altro problema di come fossero alzati di questi edifici, è un grosso problema sul quale in qualche maniera interveniamo anche nella pubblicazione, quindi può avere qualche macchia sul quale io in questo momento non mi dilungo. Naturalmente, essendo che all'interno tracce di combustione e soprattutto focolari posti in centro, è evidente che dovevano avere un opaio, cioè uno sfogo dal quale uscivano questi fuochi. Ora, che questi modellini rappresentassero simbolicamente l'edificio circolare nel quale si prestavano i culti e sulla cui origine, sul perché esso sia stato scelto questa forma particolare, potremmo discutere a lungo, ma forse non è il momento adatto. E
io mi sembra che costituisca una conferma del fatto che questi modelli rappresentano un edificio sacro, anche il cosiddetto Orion di cui giustamente parla lei. Grazie. Qualcun altro che vuole intervenire? Sì, una comunicazione di servizio. Di là c'è un buffet per tutti, poi c'è stato un cambiamento di programma. Allora, praticamente abbiamo invertito l'esibizione di Nonno Salamone, non sarà stasera dopo cena, ma appena finirà il pomeriggio il convegno si esibirà qua. E poi andremo a cena al ristorante.